Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Le voci del cinema e della TV. Quinta stagione. Quattro chiacchiere con i protagonisti del doppiaggio. E la musica la portano loro. Conduce in studio Alessio Cigliano. Buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano, benvenuti alla nuova puntata di Dopo Cena Con, 22 aprile 2021, sono le 21 spaccate, è un 21 che ci pervade, ci insegue e ci non ci lascerà mai. Siete su Radio Cigliano e su Insta Radio, Radio Partner che condivide la diretta, all'ascolto e alla visione invece su tutte le piattaforme video di Dopo Cena Con, la trasmissione del giovedì sera. Potete mandare i vostri controselfie al 328-7948-796, dove troverete ad aspettare me. Vi aspetto a braccia aperte. Mandate le vostre fotografie, io ci metto la faccia, noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi. E sulla chat di Facebook tanta gente si sta collegando, c'è Sasha, vedo Tiziana, vedo Paolo Rondinelli, ciao Paolo, ma vedo anche Carletto il Maghetto che ci sta guardando. Tanta gente, tanti amici, ma tanti assolutamente in attesa per quella che sapete è il modo in cui rompiamo il ghiaccio, una poesia. Siamo andati un po' indietro nel tempo, ma non troppo, nel secolo che ci ha lasciati da poco. Questa è una poesia di Giuseppe Ungaretti del 1930 che si intitola La madre. E il cuore, quando d'un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombra, per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano, in ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all'Eterno, come già ti vedeva quando eri ancora in vita. Alzerei tremante le vecchie braccia, come quando spirasti dicendo: mio Dio, eccomi. E solo quando m'avrà perdonato, ti verrà desiderio di guardarmi. Ricorderai d'avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro. Signore e signori, a Dopo Cena Con questa sera Francesca Fiorentini e Alessandro Quarta! Evviva! Che bello vedervi anche nei riquadri, perché no, con Alessandro ci siamo visti perché stiamo facendo una cosa insieme, quindi ci siamo riusciti a vedere. Francesca ogni tanto la incrocio un'uscita de turno che stiamo là, ma non si può manca andare a prendere una cosa al bar, niente, non possiamo fare un tubo, vero Francesca? È vero, che tristezza, però vabbè, dai. Meglio poco che niente e prima o poi finirà anche sta tortura. Stasera ero in una room di Clubhouse, sto nuovo social che mi piace moltissimo, che si chiama La Stanza Fantasma, perché mentre stai parlando a un certo punto ti tolgono lì, casca, cade la stanza, si disintegra, sparisce. E mi chiedevano se sarebbe opportuno andare al cinema adesso che riaprono. E io gli ho detto: ragazzi, io ho paura di andare in un posto chiuso e non mi sono ancora vaccinato. Aspetto il vaccino e poi ci vado. Io la vedo in questa maniera. Poi tanta gente invece diceva: no, non vedo l'ora di poter uscire, di poter... Alessandro, come la vedi te questa situazione? Ma sai, secondo me tante volte è fortuna, nel senso che io ho visto tantissima gente anche paranoica rispetto a questa cosa, prendersi il Covid, tantissima gente che se ne frega stare bene. Quello che possiamo fare è seguire il più possibile le regole per rispetto nostro e degli altri, e poi se questione de cul. Il cul, quello che fa sempre ben tenere presente, perché il fattore C, esatto. Il fattore Q può anche essere il fattore Q. Oh, ma probabilmente anche la legge di Murphy può aiutare. La legge di Murphy? Qual è la legge di Murphy? 32 che... Non me lo ricordo. La legge di Murphy era quella che quando fai una cosa succede il contrario, no? Praticamente sì, quando proprio appena ti serve, quello che è successo a me
Oh, ragazzi, siamo pieni di amici che ci stanno seguendo. Stefania dice buonasera a tutti, Alessio, Francesca e Alessandro Quarta. A me, a Francesca per nome, Alessandro Quarta invece ti ammanta di, capito, nome sì. e cognome. Vabbè, è una certa riverenza che sì. insomma ci sta. È vero. C'è anche Lorenzo, vediamo chi altro c'è. Maurizio Merluzzo, buonasera, questo messaggio per confermare al signor Quarta che io esisto realmente. Non mi risulta, Maurizio, non mi risulta. Non ci risulta. È un complotto dei cattolici. C'è qualcosa tra di voi che devo indagare. No. Stefania dice: se i miei insegnanti mi avessero letto le poesie così come le avete lette voi, e quindi l'apprezzamento è sgorgato, spontaneo, veramente. Sasha invece chiede a Sasha, che ci messaggia non dall'Italia, sta a Zurigo in Svizzera, ci segue da Zurigo, quindi insomma è uno scavalcare le Alpi. Grande Sasha. Francesca chiede: che cosa ti ricordi della lavorazione di Gone Girl, l'amore bugiardo? Allora, prima di tutto mi ricordo che la direzione è stata di Claudio Sorrentino, mamma e quindi ricordo va a lui, al suo modo di lavorare, che era un po' old style, molto di pancia, molto di istinto, amava proprio il suono della voce messa in un certo modo, recitata in un certo modo, è stato molto bello. E poi mi è piaciuto molto perché lei è una grandissima attrice e quando si doppiano le brave attrici dà un gusto notevole. Sicuramente, perché quando fai la tinca ti dà spunti, ti dà sfumature, impari, fai anche cose che di solito magari non fai. Per noi è un imparare continuo, insomma, quindi è uno stimolo molto interessante. Perché Alessandro, noi non smettiamo mai di imparare. Io mi trovo veramente delle volte che dico: vedi, ho fatto una cosa nuova, perché lui mi ha stimolato a fare una cosa nuova, a dare uno spunto nuovo, vero? Non si finisce mai. Assolutamente sì, non si finisce mai e spero vivamente che non finirò mai di imparare, anche l'ultimo respiro, perché è il segreto di lunga vita, no? Non fermarsi sì. mai, non dire mai sono arrivato, ma sempre perché la bellezza della vita è il viaggio, non arrivare, no? Quindi, troppa saggezza. Quando arrivi, troppa saggezza. Tanta. Troppa, così subito all'inizio, boom, proprio. Chiedo scusa, figa e calcio. Non lo farà più, bravo, bar dello sport, Stringi e si succinto. Posso parlare a vari livelli, quello che bravissimo, questo lo vogliamo. Tra l'altro, Alessandro, stiamo facendo una serie di cui non possiamo dire nulla, assolutamente nulla, non possiamo dire neanche che la stiamo facendo tra un po', forse sto già non so di cosa parli. Infatti, vedi, lui è previdente, mentre invece a me mi arrestano, adesso arriva la polizia, vedo già un lampeggiante blu sotto la finestra che mi porta dentro, perché l'ho detto, ma ci stiamo divertendo in una maniera pazzesca. Poi un giorno. Sì, infatti devo dire mi fregio di questa cosa perché ogni volta il senso del turno è quando riusciamo a far piangere Alessio dalle risate. Quindi ecco, quando l'Alessio piange dicendo no, anche oggi ho pianto, ecco, il turno è andato. Tu lo sai che c'è Giorgia, che l'assistente, che te lo dice proprio, ti dice Ale meno, perché Alessio è per terra sdraiato, si sta rotolando per terra, facciamo delle robe. Perché poi giocare nel nostro lavoro non è fondamentale, Francesca? Dobbiamo giocare. È proprio la base. Allora, prima di tutto si lavora meglio, si dà molto di più, ci si sente più liberi, assolutamente, perché se stai dentro gli schemi, se devi fare le cose in un certo modo, insomma, una gran rottura. E poi ti chiudi, ti metti dentro un cassettino da solo, quindi no. E giocare è fondamentale, poi per me anche, cioè parlo con due grandi giocherelloni, quindi le sappiamo perfettamente tutte le volte che abbiamo lavorato insieme, perché anche io mi fregio, io ho due serie con Alessandro Quarta, caro, tu ne hai una, io ne ho due in piedi, comunque va bene, no, per dire. Ma insomma, scusa, allora però voglio sapere se succede soltanto a me o se succede pure a te, ma succede che durante un turno... No, io sono serissima, lo sai, no, io vabbè, ma non è vero, quando io e te facciamo tandem... Quella serie lì francese, che poi l'abbiamo sempre fatta separati, no? Sempre completamente separati. Sì. E c'è stata una volta meravigliosa nella quale Francesca
prima Covid, prima del Covid ovviamente, in cui Francesca è arrivata mezz'ora prima al turno e ha detto: senti, me fai provare il brivido di Faranello insieme a Cigliano, perché ci parliamo, ci rispondiamo e non succede mai. E alla fine Daniele ha detto: perfetto, continuiamo con la colonna separata che è meglio. Sì, è vero, confermo. Sì, perché... No, ma per un motivo ci tengo a dirlo. Spiegalo, spiegalo. Ci tengo a dirlo. Abbiamo due metodologie molto diverse di lavoro. Io unisco gli anelli il più possibile, mi piace fare le scene per intero se è possibile, e invece Alessio, se fosse possibile, dividerebbe l'anello almeno in altre due parti, almeno, perché lui ha tutto un altro tipo di lavorazione, una cosa alla volta, a parte come segna il copione, ma questo lo dico ogni volta, mi pare brutto andare ogni volta a evidenziare quanto evidenzi, eh? Ma poco! No, Attila, ma figurati, no, una cosetta proprio. E quindi abbiamo detto, cioè, è straordinario sentirlo poi in cuffia e quindi avere quasi la sensazione di lavorarci insieme, ma alleggio insieme, siamo talmente, cioè lui gli viene l'ansia vicino a me perché io voglio unire, a me mi viene l'ansia vicino a lui perché dico: vabbè, dai, su, uniamo, facciamo, dai, incidiamo. Senti, una volta con la povera, con Cristina Boraschi, stavo facendo un film insieme e pure là evidenziavo, come tu sai bene, le battute, le mie battute, e a un certo punto lei mi fa: vabbè Alessio, ma così non si può lavorare, porca miseria, cioè fai questi segni così. E io, scherzando, mi sono girato e ho detto: vabbè, ma scusa, sei fortunata, quelle non evidenziate sono le tue. Non gliel'avessi mai detto, mi sei attaccata. Non l'ha presa bene. No, per niente, no. Per niente, è stato un disastro. Cristina, te voglio bene, quella volta però devo dire è stata bella decisa. Quindi insomma, Alessandro, che Alessandro, tu il direttore lo fai da un po' di tempo, ma non è stata, per tanti anni hai fatto soltanto l'attore ovviamente, poi a un certo punto sì, hai fatto il salto. Com'è stato fare il salto a passare a direttore, Ale? Ma a me piace molto dirigere, in realtà come direttore facevo direzione di coro, dirigevo quartetti vocali, quintetti vocali, quindi non era una novità assoluta avere la capacità di ascoltare gli altri, di tirar fuori dagli altri il meglio di loro. È un lavoro, secondo me, che è molto altruistico, perché metti da parte te stesso per dare le tue capacità agli altri, al servizio degli altri, per far tirar fuori a loro il meglio per un bene ancora più alto che è quello del pubblico. Il direttore... E questo è il bravo direttore. E questo è il bravo Attenzione. Direttore. Il bravo direttore studia, se la studia a direzione ovviamente, cioè non è che arriva in sala che non ha mai aperto un copione, Alessandro è uno che se la studia bene. Ma ti è mai capitato di avere un'idea di una battuta e che ne so, arriva Francesca, arrivo io, arriva un attore e improvvisamente ti dà con l'interpretazione sua ti stravolge proprio il senso della battuta, che ti convince però e dici sì, è convincente anche in questa maniera, succede? Certo, certo, assolutamente sì, cioè le battute hanno diverse interpretazioni. Io quello che il metro di giudizio che utilizzo è quello di andare a riempire il viso, a riempire l'espressione della faccia, anche a dispetto del sonoro che a volte porta fuori gli attori, perché se segui il sonoro che però magari non collima col visivo, facciamo un po' due film paralleli, perché non sempre la cosa va di pari passo. Quindi il mio metro di giudizio è quello, però sono aperto alle idee altrui. Non facciamo il mio film. Certo, lo facciamo un po' tutti insieme, no? Siamo tutti insieme. Sì, sì. Ma invece Francesca, a te l'idea di saltare dentro l'acquario, come lo chiamiamo noi quando stiamo in sala, che c'è il vetro, no? Che sembra un acquario. La regia, ti è mai venuta? Sì, 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 sì. Sì, l'idea mi piace. Però, a parte che ti dico la verità, non è proprio capitato. Ok. Ho fatto a volte delle sostituzioni, ma insomma niente di che. Non è capitato, anche perché forse lavorando tanto come attrice non sarebbe tanto fattibile, perché io non ho la tempra di Alessandro Quarta. Lui è infaticabile, che fa i quarti, i quinti, cioè che tu gli dici: ma da dove, cioè, ma come fai? Io quando finisco, quando faccio i tre turni la sera sono morta, certo. Sono morta. E lui no, lui ha i lander, e quindi il momento in cui dovessi lavorare un pochino meno, o comunque non so, dovessi avere
una proposta interessante, una cosa magari anche piccolina, cominciare con un film, con una cosa. Allora, sì. No, ma l'idea mi piace. La cosa che l'idea si esaurisce, no? Che comincia e finisce, quindi c'hai la possibilità di provarti. Sì. Sì, 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 anche perché l'idea mi piace, però appunto non ho mai preso in mano un film, un qualcosa da poter dire sì, sono sicura, so che la so, fare. Non lo so, onestamente non lo so. Però devo dire, io Alessà, io sono curiosissimo, sarei curiosissimo di essere diretto da Francesca, nel senso che mi piacerebbe, certo, da morire, vorrei proprio vedere, mettermi nelle tue mani e vedere che cosa succede, che è un po' quello che facciamo. Succederà. Dai, certo, 21:15 su Radio Cigliano e su Insta Radio, siete all'ascolto e ovviamente alla visione di Dopo Cena con Francesca Fiorentini e Alessandro Quarta. Ed è il momento, insieme qui al mio fidato scudiero Alexo, che mi accompagna durante le dirette, visto che qua accanto a me non ci potete essere voi, ma vi vorrò assolutamente qui accanto a me appena si potrà, perché poi se mangiamo una pizza, già siete venuti, già sapete come funziona qua, si mangia un po', chiacchiera e si cazzeggia. Dai, non vedo l'ora neanch'io, dobbiamo iniziare a rompere il ghiaccio anche per quanto riguarda la musica. Solito minuetto, chi dei due vuole cominciare? Prima le signore, dai. Prima le signore. Allora, Francesca, Ladies first. Dimmi il numero della prima canzone che vuoi mettere. Guarda, partiamo con la 5. La 5 dall'ultima. Beh, che bel pezzo, mamma mia. Perché l'hai portato, Fra? Allora, guarda, questo credo di averlo portato anche l'altra volta quando sono venuta, esatto, lo sai? Perché sì, per me cioè, mi segue questo pezzo da sempre. È una cosa che mi lega anche molto alle mie figlie. E che a volte, non so se loro lo sentono alla radio, magari mi mandano il messaggio vocale con questa canzone in sottofondo, e quindi per me è... E poi è meravigliosa, cioè è poesia. È poesia, è gioia, e ogni volta che non posso star ferma, non posso stare zitta tutte le volte che parte. Per allora, me è... Sai che cosa faccio? Te la faccio partire in sottofondo, ce la possiamo iniziare a sentire. Loro sono Ornella Vanoni, Vinicius De Moraes e Tochigno, insieme per La Voglia alla Pazzia su Radio Cigliano. A questo punto stiamo tanto bene. Io e te. Vabbè, che meraviglia. Poi vabbè, poi lei è strepitosa, lei è eccezionale. E con questo trio che è stato messo insieme. Poi Alessandro c'ha molto Sud America nella sua playlist. Vi do questa piccola anticipazione. Quindi insomma, questa, vedi, gli hai portato, hai iniziato giusta, hai iniziato precisa. Sì, devo dire precisa. Che due o tre pezzi, no, sicuramente due che ha portato Ale li avrei potuti portare io. Li avresti condivisi. Senti, è la seconda volta che venite, è stato più semplice o è sempre difficile selezionarne cinque di canzoni? Facilissimo. Facile. Facile, guarda, forse più facile dell'altra volta. Sì. Ah, scusa Ale, mi sono sovrapposta. No, stavi parlando, figurati. Quindi è la stessa cosa, diciamo, per tutte e due, non è stata una cosa tremenda. Sì. Senti un po', c'era una bella domanda di, però la devo trovare, di Giuseppe Bosso da Napoli, che dice: Francesca, ci sono mai state nella tua vita delle sliding doors come nel film di Gwyneth Paltrow? Ma io credo proprio di sì, eh. Sì, eh. Due percorsi, un percorso di qua, un percorso di là. Io ho preso questo. Chissà che cosa sarebbe successo dall'altra parte. Che è una volta sola. Ma io credo un po' a tutti, eh. Credo che questo in realtà avvenga tutti i giorni. Non ti dico ogni istante della nostra vita, ma quasi. Quasi. Cioè, siamo sempre di fronte a una scelta. Qualunque cosa, qualunque attimo della nostra vita, in realtà potremmo potenzialmente fare almeno un'altra cosa, ma almeno. Sì. Avremmo un altro futuro davanti. Un altro futuro davanti che ci si potrebbe aprire. Nel frattempo, sì, vi faccio vedere che Alessandro ha preparato dei composite per voi. Questo è un composite che ha fatto per Alessandro per Alessandro, vedi? Cioè l'omonimia, la pazzia e tutto quanto. E nel frattempo, invece, questo è il composite per Francesca. Ne
voglio far vedere altri, un altro. Allora, questo è Vincenzo, vi circonda con le locandine dei film che avete fatto. Guardate quanto è bello, veramente eccezionale. C'è Topolino, i Fratelli Grimm per Alessandro, il Protocollo Fantasma, Mission Impossible, ma anche per Francesca. Guardate quanti sono. Nel frattempo io torno in diretta anche sulla radio mentre li osservate. Ornella Vanoni, Vinicius De Moraes e Tocchigno, La Voglia, La Pazzia, primo disco che Francesca Fiorentini ha portato alla vostra attenzione, alla vostra sensibilità, al vostro orecchio, a quello che volete. Nel frattempo stiamo iniziando a vedere i vostri controselfie, potete mandarli serenamente al 328-7948-796, dove tra l'altro potrete partecipare ad alcuni contest e potrete anche vincere una telefonata con i nostri amici Francesca e Alessandro. E è proprio questo che andiamo a fare adesso. Pagina 2 della scaletta, abbiamo la domanda sul doppiaggio. Ho selezionato una domanda, tra l'altro un po' autoreferenziale per Alessandro, perché riguarda proprio una cosa che lo ha caratterizzato per 9 stagioni, vero? Poi lo diciamo adesso qui nella notizia. Che cosa succede con questa domanda sul doppiaggio? È semplicissimo. Io vado a posizionarmi adesso sull'ultimo messaggio che mi avete mandato su WhatsApp. Eccolo qua, sono già pronto. E nel frattempo, visto che ho sporcato l'ultimo messaggio, faccio vedere, anche perché con lui ho sempre un rapporto molto particolare, Francesco da Barletta, che è un infermiere e che quindi è uno di quelli che si sta facendo grandi mazzi in questo momento. L'applauso parte spontaneo da tutti quanti noi. Allora, mi sono posizionato sull'ultimo messaggio voi, il primo che indovina la domanda sul doppiaggio che adesso vi facciamo, avrà la possibilità di parlare al telefono con Francesca e con Alessandro. E allora, vai pure Francesca. Aspetta. Ah, t'ho fregata, eh? Sì. T'ho fregata, eh? Scrubs, Medici ai primi ferri, è una serie articolata in 9 stagioni, trasmessa dal 2001 al 2010. Sulla falsa riga delle serie mediche degli anni 90, parla con sarcasmo e leggerezza della vita di medici e tirocinanti. Allora, i protagonisti... Vado io? Parto? Sì, vai. I protagonisti li abbiamo doppiati. Io, Nanni Baldini, Chiara Colizzi, Ilaria Latini e Angelo Maggi. Ne manca uno, però... Chi doppiava il dottor Kelso, interpretato da Ken Jenkins? 32879 mortacci! 48796! Vabbè, è ok. Votate, ovviamente votate, potete vincere la telefonata con i nostri amici. E nel frattempo che i nostri amici si manifestano e parlano, hanno tutti scoperto l'arcano che se vanno su Twitch, dove stiamo trasmettendo in questo momento, c'è il minor ritardo, stanno tutti là, si sono catapultati su Twitch per rispondere, sì, perché c'è pochissimo ritardo. Allora, io già ho pronta qua qualche cosa, la telefonata è quasi pronta, ma nel frattempo a questo punto voglio ascoltare il primo pezzo di Alessandro. Quale carico? Che numero carico, Ale? Ti direi la 5. Sì, vai di Pandan, diciamo. Perché l'hai portato? Questo è un brano di una meraviglia assoluta. Perché l'hai portato? Perché è una lezione di vita, è proprio quello che dicevamo prima, è la filosofia dei nostri giorni. Dobbiamo essere pronti a tutto, pronti al cambiamento, e più siamo pronti al cambiamento e saremo pronti al cambiamento, e più saremo pronti a fare qualunque cosa. E lei lo disse nel 1984, una grande sudamericana, grande cantautrice sudamericana, ma questo pezzo lo scrisse per la guerra che c'era nel suo paese. Todo cambia, Mercedes Sosa su Radio Cigliano e in diretta anche su Instaradio. Tutto cambia. Ma allora, dobbiamo essere pronti a tanti cambiamenti, ragazzi. Anche questa cosa siamo cambiati noi. Ma quando mai avremmo pensato di poter vivere un anno e mezzo come stiamo vivendo adesso, in questa maniera diversa, che non abbiamo mai neanche intravisto nella nostra vita? Francesca, quindi si può cambiare?
Si deve Si cambiare. deve. È necessario, gioco forza. È necessario e bisogna accettare i cambiamenti, perché prima di tutto fai meno fatica, perché tanto il cambiamento esiste, quindi comunque più in fretta ti adegui e lo accetti e secondo me meglio riesci a vivere e affrontare giorno per giorno tutto quello che arriva, tutto quello che ci arriva. E quindi, anzi, il cambiamento è una cosa molto sana, se vuoi, perché comunque la routine uccide. Potremmo fare proprio i criceti dentro la ruota tutta la vita, no? Convinti, no? Truman Show. Brava, E convinti, convinti di cambiare, ma non tu cambia cammini, niente. cammini, cammini, corri, vai, 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 stai sempre lì. E invece il cambiamento è anche aprire gli occhi, guardarsi intorno, e, insomma, curiosità, stimoli, quello di cui parlavamo anche prima. E quindi sì, questa canzone, il testo è meraviglioso, Sì. questa che hai scelto. Ale, Bravo Ale. veramente, veramente una lezione di vita, in poche Ma poi parole. io con Ale molte volte mi sono confrontato proprio sul cambiamento, perché è una cosa che poi ci ritroviamo delle situazioni, ci sono molto confrontato. E devo dire che poi abbiamo anche avuto degli scontri io e Alessandro sul cambiamento, però poi mi rendo conto che ammorbidiamo un pochino le nostre idee, perché poi giorno per giorno abbiamo nuove cose che ci fanno mutare il nostro modo di essere, vero Ale? Cioè, il cambiamento esiste. Certo, assolutamente sì. La cosa più importante è continuare il dialogo, cioè continuare a parlare, continuare ad ascoltare gli altri e non farsi portare dal giudizio, che è quello che ci frega. Il giudizio, cioè inteso come il mio punto di vista, come cosa giusta, cioè quello che io riesco a concepire è giusto, quello che non concepisco è automaticamente sbagliato. Invece le idee degli altri sono una ricchezza, magari Porca un punto miseria. di vista che tu non riesci a vedere. E quindi è molto importante continuare a dialogare, continuare a confrontarsi, continuare a parlare, ognuno dal suo punto di vista, però con l'idea non di, come dire, dare forza al proprio punto di vista, ma lo sforzo di capire il punto di vista dell'altro. Allora c'è grande ricchezza, allora, Bravo, posso arricchimento. capire qualcosa di diverso. Bravo, arricchimento, cioè quello che forse spero che ci sia alla fine di tutta questa situazione che ci ha massacrati, usate gli aggettivi che volete, però ci sia arricchimento, cioè che siamo riusciti a confrontarci e ad arricchirci un pochino. Speriamo che sia Beh, così, dobbiamo ragazzi. coglierla come un'opportunità. Sì, Se riusciamo esatto. a coglierla come un'opportunità, ricaviamo degli insegnamenti, sicuramente. Mamma mia, come Sì, siamo. se non altro il bene, diciamo che abbiamo, cioè il bene, le cose a cui abbiamo dovuto rinunciare in questo momento, che è proprio il rapporto con gli altri, l'abbraccio, il contatto fisico, il contatto degli amici, ecco, questo senz'altro ci farà apprezzare ancora di più in un'apertura questo tipo di cose Aspetta. che magari diamo per scontate. Aspetta che vado a disannunciare. E ci siamo fatti un fuori onda intenso insieme a Alessandro e Francesca, mentre scorreva Todo Cambia di Mercedes Sosa, che è il primo pezzo che Alessandro ha portato questa sera. E devo dire, una bella chiacchiera intensa che ci sta bene, perché poi si cazzeggia, noi cazzeggiamo tanto, ci piace tanto ridere, ci piace tanto scherzare, però poi mi piace che ci sia intensità, che comunque abbiamo qualcosa da dire e la diciamo come in questo momento. E ci sono un sacco di cuori che sta. Come siete profondi, dice Raffaella, per esempio. C'è anche Rox che saluta Alessandro. E Oh, Roxy, ciao. C'è Roxy, sì, e per esempio Alessandro, un altro, al piano di Alessandro questa sera, sempre a Francesca, cosa che ricordi? Ti chiede che cosa ricordi del doppiaggio di Lizzy Kaplan nel ruolo di Virginia Johnson in Masters of Sex, che pure là abbiamo qualcosa in diciamo comune. che gli abbiamo dato giù Ale Sì. là, eh? Sai che non mi ricordo adesso, mi devi ricordare, mi devi No, ricordare. No. Alessio, Ah, con Alessio. con me, Con no, con me. Ah, meno Alessio. male, meno male, No, perché a me no, non mi no, diceva beh, assolutamente assolutamente niente, meno nulla. No, male. questa è stata una serie.
Ma pazzesca, pazzesca. No, che scende la gocciolina quando Dio non mi ricordo. No, no, non c'entra alle quarta. Ma Alessio, beh, è stata bella quella serie. Sì, sì, bellissima. Mi è piaciuta molto. Molto bella, sì, sì, sì. Basata poi su cose reali, poi ovviamente un po' romanzata, però molto interessata, molto interessante. E lei mi è piaciuto doppiarla. Il personaggio era bello perché era molto ricco, pieno di sfaccettature, era una ragazza, diciamo, determinata. Una ragazza determinata, lui pure ben determinato, una bella serie di determinati, anche visto quello che volevano fare. Nel frattempo siamo collegati con Vincenzo, come stai? Ciao Alessio, tutto bene, tutto bene. Voi come state? Benissimo, grazie. Bene. Sono di Vincenzo, ciao Vincenzo. Sono di Vincenzo i composite con le locandine Alessandro, che abbiamo appena Francesca. Visto. Grazie. Ve l'ha fatti lui. L'artista. Grazie. L'artista, sì. L'artista. Allora, Vincenzo. Sì, a Francesca gli avevo fatto anche alla puntata precedente, non so se si ricorda. Come no? Me lo ricordo, sì. Me lo ricordo assolutamente. Allora Vincenzo, hai qui, senti, tu mi devi sempre ricordare perché io vabbè, Dori mi fa la cosiddetta, nel senso che non mi ricordo veramente niente della vita mia, ma non mi ricordo da dove chiami, perdonami. Io da Roma, sempre da Roma. Roma, vabbè, fantastico, quindi siamo tutti qua intorno, sembra chissà dove, ma siamo qua. Allora Vincenzo, hai Alessandro e Francesca, con moderazione chiedigli quello che vuoi. Ok. Allora, Francesca, volevo chiedere se ha dei ricordi del doppiaggio di Neverland, Un sogno per la vita, che è stata l'unica volta in cui ha doppiato Kate Winslet. E ad Alessandro, invece, un ricordo del doppiaggio di Training Day. Ah, preciso, eh? Preciso, vai Francesca. Allora, sì, me lo ricordo benissimo, il doppiaggio era la storia dell'autore di Peter Pan, e con Johnny Depp, diciamo che sì, è stato l'unico, è vero, l'unico film dove ho doppiato Kate Winslet, che anche lei è una signora attrice, quindi è stato veramente un privilegio poterla doppiare, anche se poi l'ha sempre doppiata Chiara Colizzi. E il film me lo ricordo bene, bene, la direzione di Maura Vespini, Riccardo Rossi che faceva Johnny Depp. Si parla di qualche annetto fa. Senti, doppiato insieme? Doppiato insieme? No. Separato. No, Maura già all'epoca faceva tutte colonne separate per i film. No, perché? Perché comunque andavano i mix, andavano, mi pare, già o a Londra, andavano fuori, quindi lì pretendevano le colonne separate, le piste separate, quindi no, abbiamo già fatto quello anche separato. Un bel ricordo, hai un bel ricordo di questo bellissimo film. Bellissimo. Alessandro, invece tu? Allora, io invece di quel film ho uno splendido ricordo, perché invece noi quel film l'abbiamo fatto proprio insieme, io e Francesco abbiamo fatto 2000 turni insieme, quindi abbiamo lavorato benissimo. Spalla a spalla. Eh? Spalla a spalla proprio. Spalla proprio a spalla. Sì, attaccati. Sì, sì, cioè, il sangue abbiamo dato, cioè, lo stesso sangue lì che c'era. Poi Carlo, il grande Carlo Cosolo, voglio dire, che insomma, cioè, ci ha massacrato positivamente, quindi serenamente. Un bel lavoro, sì, 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 con grande serenità e grande bellezza. Un massacro sereno. Sì, 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 mi piace. A me piace poi quando lavoriamo bene, quando si lavora insieme, devo dire, è molto bello. È un modo adesso quasi antico, no? Perché era un lavoro basato proprio sulle prove, tante prove insieme, poi la registrazione, che era quasi una alla fine, che poi la filosofia degli attori di una certa età, più le fanno e più migliorano, più le fanno bene, mentre i giovani le fanno due o tre volte, se spallano, di buona prima, fai subito, se no è già finito. Sento tutto, una vena di polemica leggera. Non saprei. Assolutamente no. No, assolutamente è una considerazione. No, è una considerazione. È una considerazione perché invece è da direttore, sapendo questa cosa, non fai il parruccone, no, devi vederla muta, no, incidi subito, perché se incidi subito la fai bene, va benissimo. Mentre a quello più anziano
sai che se la fa 3, 4, 5 volte la fa sempre meglio, la fa sempre più bella, più sua. Più... Si scalda, cioè la fa più sua, sì. È vero, la fa Bravo. Più sua, si sì. scalda, sì. Assolutamente sì. Gli anziani, beh, siamo anche noi un po' anziani in effetti, sì. diciamolo, siamo noi e siamo un po' diesel. Io c'ho bisogno... Sì, sì, infatti, siamo un po' diesel, ci abbiamo bisogno forse di scaldarci un pochino, mentre invece i giovani sono più one shot, rapidi, boom, la prendono e la sparano. Vabbè. Sì, no, senza problemi. Senza polemica, veramente. Vincenzo, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti ringraziamo per aver chiamato e ti ringraziamo per le tue locandine. Senti, io li chiamo composite, tu come li chiami? Guarda, io non ho proprio dato un nome, dato quindi un nome. Anch'io ho iniziato a dargli composite perché ho accettato questo tuo nome che hai dato. Ho fatto tendenza! No, copyright! Ho fatto tendenza! Un nome non ci avevo proprio pensato la prima volta che le ho fatte. Guarda, ti dico, la prima volta che le ho fatti è stata al dopocena con Fabio Boccanera, il mio primissimo composite che l'ho fatto. Un po' di tempo fa, vedi, parlavamo giusto di Fabio, sì, si è materializzato qui insieme a noi. Vincenzo, grazie, continua a seguirci sempre su Radio Cigliano. Vi ricordo, anzi te lo dico anche a te, grazie che a c'è, voi. Stato un, sì. c'è stato un disguido per cui l'app per iOS, quindi per iPhone, non è stata disponibile per un paio di mesi, ma con i miei potenti mezzi che osanno che smanetto, Sandro e Francesca osanno quanto smanetto, sono riuscito a farla, sono riuscito a rimetterla su, quindi la ritrovate, se volete scaricatevela, portatevela sempre con voi. Grazie Vincenzo, un Perfetto. Abbraccio, ciao, 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 ciao. Sono le 21.36 su Radio Cigliano e su Insta Radio, siete all'ascolto di Dopo Cena con Francesca Fiorentini e Alessandro Quarta. Francesca, il tuo secondo pezzo, che cosa mettiamo? Allora, mettiamola 3. Mettiamola 3. Qui nella diretta ti sei bloccata, devo anche capire perché, ma eccola qua, ti sei sbloccata, perfetto. No, è sempre c'è un blocco temporaneo. Vediamo se riesco a fare, eccola qua. Qualche cosa riuscita a fare. Mentre io metto la 3, tu mi spieghi perché? Sono bloccata? Sì, sei bloccata, ma ti sentiamo. Sei, okay. Ecco, sei di nuovo. Okay. Perché? Allora, questa è una canzone che ho sempre amato. Non so perché. Veramente non so perché. Mi tocca delle corde. Credo sia la musica. Ma legata a qualcosa? Che... Legata a qualcosa o... Ma in realtà è legato a... Ma... Non a una cosa in particolare, a un periodo in cui ascoltavo questo pezzo insieme ad altri, sempre dello stesso autore. Non lo posso dire, l'hai già mandato, non l'hai mandato? No, non l'ho ancora capito. Mandato, adesso... Ma adesso Quindi ti... non posso dire spoiler, lui. Spoiler, dai, no, voglio che spoileri. Chi è lui? È lui Elton John. Sì, porca miseria. Un grande autore, un grande interprete. E quindi c'era una combriccola di ascoltatori di Elton John? No, tutta roba mia, robetta mia. Eravamo due. Mi immagino, no? Sì, perché sono tutte romantiche. Non è che se balla. No, lo so, è una canzone molto romantica che però in realtà non lego a una persona una in particolare. Persona, a un momento romantico. No. Mi tocca delle corde, mi suscita delle emozioni molto belle, ma non so, proprio l'attacco com'è. E allora come senti, parte? Sai che cosa faccio? Lo metto a palla de cannone, come si dice. L'attacco è questo. Elton John, Blue Eyes. A secco, proprio così parte. Bellissimo. Poi Alessandro che canta, hai cantato cose particolarissime nella tua vita. Hai fatto il canto medievale, se non mi ricordo male, vero? 15 anni. 15 anni. Quindi tu sai perfettamente che cos'è un attacco di questo tipo, che cosa sono queste canzoni. Il canto medievale, io forse non te l'ho chiesto l'altra volta perché me la sono rivista un po' la puntata, ma non ho trovata sta domanda. Ma come ti è venuto in mente di specializzarti, di affrontare, di anche di conoscere, semplicemente di scoprire il canto medievale? Allora, io ho studiato musica lirica quando ero giovane, diciamo giovane ragazzo, virgulto. Dopodiché andai a fare una sessione di etnomusicologia in Sardegna. Ah. E come San Paolo sulla via di Damasco, ho detto, non ho capito
So, questa è la musica mia, la musica della terra, la musica proprio della... Non so se avete mai sentito la polifonia sarda, sacra, la polifonia corsa, una roba che ti strugge, proprio una cosa meravigliosa. E da lì è partita questa cosa dello studio dell'etnomusicologia. Dall'etnomusicologia sono arrivato a questo gruppo di musica medievale di Assisi, di ispirazione proprio, diciamo, che concepiva la musica medievale come costruzione, diciamo, come ricostruzione, l'idea della musica di tradizione orale, un po' come se ci fosse una linea diretta fra l'antico e il moderno, proprio dalla tradizione orale della musica, appunto, sarda, corsa, greco-ortodossa, ebraica, no? che sono andati un po' per la loro strada, no? Un po' fregandosene della musica commerciale, di altre cose che sono state un po' più che hanno portato un po' fuori, no? Comunque Barocco, veramente, cioè, veramente una folgorazione, perché poi sei diventato super esperto, cioè ti sei andata a informare, l'hai studiata, sì, a fondo. Sì, la realtà era che dice: adesso comincio un po' a studiare la musica, la storia della musica. Sono stato 15 anni sul medioevo. Vabbè, però vedi, quando le passioni, un po' come quando mi dicono: sai, mi piacerebbe fare l'attore. Io dico sempre: studia, perché non è che le cose si fanno così inventate, no? Bisogna studiare, bisogna... Ma che scherzi? Ma poi io ho preso la mia valigetta da Roma, sono andato lì a fare un provino con i musicisti di questo gruppo, perché ci tenevo tantissimo a farne parte, e quando sono riuscito ad avere questa opportunità sono stato felicissimo, cioè, capisco tantissimo i ragazzi che partono, che e vanno... vengono a inseguire i loro sogni. E li stimo tanto e li capisco profondamente. È bellissimo, bellissimo. Secondo me, molto. Parole di stimolo che ci stimoleranno un po' tutti quanti veramente questa sera. Vado a disannunciare, poi ti chiederò subito il tuo pezzo, perché ne abbiamo due, uno bom bom, uno dietro l'altro. Blue Eyes, Elton John su Insta Radio, su Radio Cigliano alle 21:41 in diretta con Francesca Fiorentini e Alessandro Quarta. E non parliamo di acqua fresca, signore e signori. No, no, no. Sì, è vero. Lo faccio pure io, che me li strappo tutti. Questo. Se faccio così rimango pelato, divento pelatissimo. Allora, Alessandro, bom bom, dobbiamo andare col tuo secondo disco. Che cosa ci presenti? Il 2. La numero 2. Bella questa. E perché? Perché siamo tutti bellissimi, siamo tutti belli, siamo tutti importanti, siamo tutti di pari peso, di pari importanza, proprio per quello che noi abbiamo dentro e per quello che riusciamo a esprimere. Ma anche se avessimo problemi ad esprimere quello che abbiamo dentro, se ci rendessimo conto di quanto è bello, lo potremmo tirar fuori e condividerlo con gli altri. Quindi questa è la cosa più bella che possiamo avere, riuscire a condividere quello che ci abbiamo con gli altri senza paura di essere derisi, senza paura di essere presi in giro, senza, no, proprio per il giudizio che dicevamo prima, quando una cosa esce dallo schema di uno, lo reputa minore, perché non appartiene a quel modo di vedere, che in realtà è solo avere dei paraocchi, per cui quello che capisco mi piace, quello che non comprendo ne ho paura e lo combatto. E la bellezza che porta Alessandro Quarta con un discorso profondissimo, ce lo stanno dicendo, ammazza che profondità stasera, siete veramente molto profondi, ce lo stanno dicendo un po' tutti quanti sulla chat di Facebook, si esplica, vi piace esplica? Abbiamo dei verbi, Alessandro Quarta, che mo me li ricordo, che sono usciti fuori nei turni ultimamente, con Cristina Aguilera, brano del 2002, Beautiful, su Radio Cigliano e Insta Radio. Every day
Vabbè, gran pezzo. Com'era quella parola, Ale? Non mi ricordo com'era. Grandissimo pezzo. Quale? Quella del turno che era uscita l'altro giorno, che avevo detto io, mentre stavamo a doppiare, che poi è rimasta, ce la siamo detta anche un par di turni dopo, poi vabbè, è sparita. Ogni tanto io esco con delle cazzate assolute. Allora, la nostra amica Paola... No, figurati. Questo è per Francesca. Come ti vede la nostra amica Paola D'Andrea, circondata da personaggi e attrici che hai doppiato? Grazie. Poi ve li mando. Ma quanti questi artisti. Hai visto? Io che non so tenere una penna a mano, una matita. Chi lo dici? Grande stima. Grandissima stima, veramente. Ma ovviamente ce n'è anche per Alessandro. A te ti fa un po' austero, devo dire, eh? Un po' austero te fa. Sono un po', dalla faccia c'ho l'austera, poi c'ho questo modo di... sono, come dire, cangiante, perché sono austero, leggero ma profondo, leggero, col pizzo, metteci due violini. La sviolinata è fatta. Grazie. Mentre invece Gaetano dalle Marche vi fa una riga per uno e vi associa con la sua maniera di disegnare, Chris di tutto reality, mamma mia. Ci vogliono gli occhiali. Guarda, beh, no, è bravo, mi piace, c'è una maniera di disegnare che mi piace molto e questa è la sua maniera di accompagnarvi questa sera in questa diretta. Sì, beh. Oh, allora, vediamo un po'. Oh, invece lui è Andrea da Firenze, che vi fa una sviolinata e soprattutto dice che tutti e due lo avete accompagnato fin da quando è nato, proprio nel processo di crescita della sua vita. Siete un po' la sua coperta di Linus. E questo è il Mickey Mouse che ha disegnato per Alessandro, mentre qua c'è la Giovanna d'Arco di Luc Besson. Guarda bella. Che bella. Bravissimi. Io sarei capace proprio minimamente. Ma tu sai disegnare, Ale? No. Niente, no, manco te. Anch'io ho una stima infinita per chi sa disegnare, proprio bellissima. Stima vera. Affascinato, sì. Allora, affascinato. Questo è il tramonto, me lo so segnato, di Vallone di Cross di Limone Piemonte, che ha scattato Carlo, che ha detto: bello. Ero qua poco tempo fa, adesso, e questo, guardate che meraviglia, guardate che posti strepitosi, ha detto, mo però me devo sbrigare, devo tornare perché c'è dopo cena con, quindi secondo me tra un po'... Carlo, tra poco ci fa vedere che è tornato a casa. Mentre abbiamo Alessandro da Bologna, dai, è così, positività che ci sta sempre bene, bravo Alessandro. E poi abbiamo Paolo da Omegna, Lago d'Orta in Piemonte, che ci stava, vedete, sta in macchina e veniva a vederci praticamente, veniva a seguirci. Grande. Questa sera. E poi Sasha, che abbiamo visto prima da Zurigo, abbiamo fatto la domanda. Questa è la maniera in cui vede Francesca, le attrici da cui ti vede circondata. Beh, ma Rosa, grazie, Rosa, ma io che carino. Le dirò malissimo, sicuramente. Rosamund Pike, Stana Katic, Mila Jovovich e Jane Porter di Tarzan, ovviamente. Sì. Mentre per Alessandro c'è Michael Weatherly, Ethan Hawke, Nick Wilde e l'immancabile Topolino. Quello non Topolino. Può assolutamente non mancare. Manca mai. Questi sono la maniera in cui i nostri amici ci vogliono vedere, e che è sempre bello. Grazie. Perché è molto personale. Vado. Grazie a disannunciare il disco. Cristina Aguilera, Beautiful, ed è bellissima la serata che stiamo passando insieme a Alessandro Quarta e Francesca Fiorentini in diretta su Radio Cigliano. Vi faccio un piccolo annuncio, piccolo, ma lo dirò di nuovo durante la puntata: non andremo in onda per tutta la settimana prossima, né se prima eravamo in due di martedì, né dopo cena con di giovedì, quindi torneremo la prima settimana di maggio, ovviamente con Se prima eravamo in due, con Alessandro Bianconi, Tiziana Guida, con Marco Lorenzetti e con Alessandro Giudici, e vedremo con quali ospiti, che in questo momento non ce l'ho sotto mano, non me li ricordo, e poi giovedì con Dopo Cena con le due trasmissioni. Quindi settimana prossima ci sarà tanta bella musica su Radio Cigliano, la stessa musica che vi portate in tasca scaricando l'app per iOS e Android che trovate sul vostro telefonino. È il momento della clip misteriosa, pagina 2 della scaletta. Dun, dun, dun. Niente, eccoci. Francesca si pianta. Vedo, non vedo. Eccola, quasi ci riusciamo, vediamo. Allora, vi ricordo che i nostri amici hanno portato due clip tratte da due loro doppiaggi. E da quale doppiaggio sarà? Tocca a voi scoprirlo. Come? Ascoltando e scrivendo esclusivamente al 328-7948-796, cioè sulla chat di WhatsApp, la risposta esatta e ovviamente il vostro nome, perché così vi possiamo ringraziare e salutare, e anche il titolo dell'opera doppiata che andiamo adesso a scoprire. Allora, sempre solito minuetto che mi piace tanto fare. Chi comincia?
Chi vuole stavolta comincia Alessandro. Mi sembra giusto, vero Ale? Perché direi di cominciare con le cose serie. Sì, cominciamo con le cose serie, è vero. Che altrimenti... Trovo che sia giusto. Lo trovo giusto anch'io. E allora, Alessandro... Lui è così centrato, così saggio, io lo vedo così. Sì, e quindi vorrei adesso dare a lui... Allora, anch'io mi concedo... Premetto che non ho nessuna, sono favorevole a... A tutto. Tutto e al contrario di tutto. No, noi recitiamo. Va tutto bene. Noi recitiamo. Noi recitiamo. Non prendiamo. Siamo, come lo dico prima. Per non... Come dico, siamo dei meri lettori. Noi leggiamo quello che ci viene detto di leggere. È e stato avvol... fatto, come Alessio mi ha detto ieri, ma è andato in onda oppure sì, è andato in... Io ho detto, ma me l'ha mandato, l'ho visto, e ho detto, ma questo è andato in onda o è una parodia? Ma ha detto, no, non è andato in onda così. Ho detto, beh, perfetto, e allora ci siamo. Allora, guarda, ti sostituisco la basetta, ti metto la basetta atta a... Signore e signori, attenzione, la clip misteriosa di Alessandro Quarta. Se un amico come Alan hai, l'esistenza ti rovinerai. Ci ha ridotti un'altra volta uno straccio e si è beccato una pallottola nel braccio. La mia vita era regolare, una moglie pronta per l'altare. Poi, per invitare questo pazzo, mi sono fatto inculare da una donna col cazzo. Questo ride perché il culo era mio. Perché la sobrietà, Francesca, lui la esprime nella maniera migliore in cui la può esprimere. È la sobrietà, veramente. E allora, io l'ho detto, un uomo così centrato, così È centrato, sì, è centrato. Ragazzi, 3, 2, 8, 7, l'avete visto tutti, l'avete visto tutti sto film, porca miseria, io ero l'unico, non era difficile, però è meraviglioso, e poi sarò curioso di ascoltare la clip quando sarà stato indovinato. Ma adesso io riavvolgerei la basetta, perché hai diritto anche te alla basetta pulita, e signore e signori, attenzione, la clip misteriosa di Francesca Fiorentini. È stato curioso, assolutamente non innocuo, oserei dire. Tutte le persone con cui lavoro. Non si è trattato solo di un ballo. Lei non capisce perché lei è lei, tutti sanno esattamente chi è lei, come si comporta con le donne. E tutto questo va assolutamente bene, insomma, lei è il mio capo. Non voglio passare per la solita che... Insomma, siamo qui e io ho messo questo vestito ridicolo e abbiamo ballato in quel modo. Vorrei bere, per favore. Vorrei un vodka martini, per favore. Molto secco, con olive. Con molte olive. Facciamo con almeno 3 olive. E questa è la clip misteriosa. Bravi, bravi ragazzi, bravi ragazzi, di Francesca Fiorentini. 3, 2, 8, 7, 9, 4, 8, 7, 9, 6. Gli diamo il tempo di votare, perché qua esplode la chat, esplode perché WhatsApp, no. E allora, terzo brano di Francesca, quale mettiamo? Qui ci vuole una bella intro. Allora, io sono stato cazziato pesantemente perché abbiamo la scaletta e io marco le intro, così le do anche a loro per vedere quanto durano le intro. E manco stavamo parlando, discutendo della scaletta stasera, e mi ha detto, se tu sporchi l'intro di questa canzone, io ti massacro. Ti uccido. Non la posso lanciare fino a che Francesca non ha detto perché l'ha portata. Ma l'ho portata perché è meravigliosa, cioè perché tutte le volte che io la sento mi dà una carica pazzesca, cioè questa, soprattutto l'inizio di questo pezzo, vabbè, è strepitoso e il gruppo è strepitoso ed è un crescendo che ti fa venire voglia di fare qualunque cosa.
c'è sì, forza. Ti dà una carica pazzesca. C'è tenacia. Sì. Allora, guarda, non sporco l'intro perché voglio bene e voglio soprattutto che mi voglia bene. Francesca Fiorentini, da qui all'eternità. Bene, e mi voglio bene, sì. Cacato sotto, cacato sotto completamente. E questa, signori, ha ragione, non si deve sporcare. È Money for Nothing dei Dire Straits su Radio Cigliano e Insta Radio. E deve partire così. Adesso in radio la sento, non ho sporcato l'intro, eh. Però qua lo sai che dobbiamo abbassare, purtroppo. Però in radio l'hanno sentita dall'inizio. Lo so, e qua è un disastro. Hai visto l'embolo dell'occhio quando no, parlato, no. Sì, sì. Ha detto che cazzo fai, parli? Ma io sei matto, Ciglia. Esatto. State zitto. Grande, grandissimo. Per un attimo mi si è inclinato l'occhiale. No, secondo me un po' mi vorrebbe ammazzare, dai, di la verità, un pochino mi vorrebbe ammazzare. No, ti voglio tanto bene. Un bene vero. Vi faccio vedere qualche altro contro selfie dei nostri amici che hanno mandato, vediamo se riesco a trovarli. Oh, lui è Ignazio che ci manda i suoi contro selfie da Palermo, quindi siamo veramente, spaziamo Bologna. Da nord a sud, da Zurigo a Palermo. Da Zurigo a Palermo, dalle Alpi alle piramidi, veramente andiamo sì, da tutte. Dagli Appennini alle Ande. Esattamente. Ma la cosa bella di Ignazio è che prepara questi per voi, guardate che bello, questa è Francesca circondata anche lei da tanti amici, da tante amiche, amiche, cioè, amiche, bello, perché poi ognuno mette personaggi diversi, titoli diversi. E questa è la figata, sì, che ognuno mette, certo, ognuno mette le cose che gli piacciono, c'è Dark, Grindhouse, Get Out, Kill Bill, Iron Man, Breaking Bad, ce ne sono veramente tanti. E ovviamente li abbiamo anche per Alessandro, adesso sbaglio, no, eccolo qua, l'ho trovato. E questi sono gli amici da cui ti vede, di cui ti circonda lui. Tra l'altro sotto, nella parte sotto, ci sono le tue direzioni. Quindi vedi che ha differenziato. Vedi, grande. Hansel e Gretel ci sono anch'io. Vedi? Bello! Senti un po', ma noi lavoriamo da tanti anni insieme, veramente da una vita insieme. E ci si rompe a lavorare sempre con le stesse persone, oppure, Alessandro, oppure è bello incontrare degli amici, ma anche dei stimati colleghi? Allora, ti dico questo, è bello lavorare insieme ed è bello ritrovarsi, cioè abbiamo sviluppato una bellissima maniera di stare insieme proprio. Io ci sono colleghi che non ci sono più, che sento sempre dentro, che penso sempre di rincontrare il giorno dopo, e questa cosa è una cosa bella perché te li tieni dentro e te li porti dietro, no? Sì. come un infinito rinnovare, non c'è il tempo di annoiarsi e c'è la felicità e la gioia di ritrovarsi. Che bella cosa, sei d'accordo, Francesca? Beh, non avrei saputo dirlo meglio, no. verissimo. No, assolutamente sì, veramente l'idea che qualche nostro collega che non c'è più improvvisamente apra la porta della sala come ha fatto certe volte a spernacchiarci, capito? O a dirci la cazzata, sarebbe veramente, ci manca tanto, ci manca anche veramente. Solo citarne le battute. Bravo. Bravissimo, battute. Infatti anch'io penso che sia meraviglioso questo. È favoloso. Sì, citando anche la fonte. Sì, perché poi siamo veramente... così è, sono sempre con noi. Sì, quante volte abbiamo detto che noi ci vediamo a volte più noi che i nostri mariti e i nostri figli, perché veramente stiamo sempre insieme. E quindi nascono delle comunioni belle come sono nate tante volte. Vado a disannunciare il disco e poi abbiamo la premiazione, perché i nostri amici sono stati bravissimi. Adesso vi dico tutto. Soldi per niente and chicks for free e pollastrelle gratis, ma che vuoi di più? Te danno i soldi, te danno la femmina e sei felice. La femmina, senti che boro, senti che boro, mamma mia. In diretta su Radio Cigliano alle 21:57, anzi 21:58 in questo momento. Allora, torniamo a noi. Alessandro, puoi svelare da dove era tratta la clip che abbiamo sentito? Da dove era tratta? Era tratta ovviamente da Una notte da leoni 2, diciamo. Era un po' la canzone, lui ogni fine
film faceva la sua canzone dove creava creava cose. Creava che mi ricorda, sì, creava cose. Diceva, che no, meraviglia. No. Senti, te lo chiedo perché sono ignorantissimo. Direzione? Direzione del genio assoluto, la persona che diciamo ha avuto il grande coraggio di fare questo splendido testo senza veli, senza fronzoli, e che mi ha permesso di dire stai a fare il frocio col culo mio. Insomma, ecco, in sintesi. Nulla a che vedere con sono battute, ragazzi, sono battute, ovviamente, però l'ho trovato di grande coraggio e di grande genialità. È ecco, vero. E chi è? Oreste Baldini. Non poteva artista. Che essere lui, non poteva che essere lui, veramente tondo. Allora io vi faccio vedere il vincitore di questa clip, Marco da Canicattì, che è un nostro assiduo amico, che guarda che tra l'altro lui era venuto a Roma perché per far l'attore, è venuto a Roma, è arrivato il Covid, se ne è dovuto tornare a Canicattì e adesso speriamo che possa tornare, perché tra l'altro gli piacerebbe anche fare il doppiaggio. Allora, se non sbaglio, perché l'altro giorno ho detto che io sono come Ponzio Pilato, ci metto la mano sul fuoco, invece no, non era proprio così, diciamo che mano sul fuoco era Muzio Scevola. Allora, io non ci credo che era Alessandro Quarta a fare quella canzone Nella notte da leoni 2. Lo vogliamo ascoltare? Se un amico come Alan hai, l'esistenza ti rovinerai. Ha ridotti un'altra volta uno straccio, il si è beccato una pallottola nel braccio. La mia vita era regolare, una moglie pronta per l'altare. Per invitare questo pazzo mi son fatto inculare da una donna col cazzo. Me lo ricordo. Questo ride perché il culo era mio. ragazzi, chapeau. Queste sono le cose che ogni tanto noi stiamo pensando e ci viene l'idea e diciamo, ma la possiamo dire? Di là, no, ma che sei matto? Oh, ma non la puoi dire sta cosa? Che dici, ma io ci vinco il nastro d'argento con sta battuta, veramente, cioè diventa un cult e soprattutto ci fa ridere parecchio. E invece no, non si può fare. Marco da Canicattì avrà la fotografia di Alessandro recapitata direttamente nel suo WhatsApp questa sera, proprio preciso preciso. Francesca, la tua clip da dove era tratta? La mia clip era tratta da Iron Man. Ma vabbè, quello è un altro film bellissimo secondo me, perché poi il rapporto fra lei e lui è sempre, sì, è un crescendo molto carino, molto sì, bello, sì, molto carino, veramente molto, molto ben carino, costruito, molto molto carino, sì. E sapete chi l'ha vinto? Il nostro amico infermiere che abbiamo visto prima, Francesco da Barletta, che quindi ha indovinato. Bravo. E avrà la fotografia di Francesca Fiorentini nel suo WhatsApp a fine trasmissione. Io anche qui ho bisogno di sentire, ho bisogno di emozionarmi con Francesca Fiorentini. È stato curioso. Del tutto innocuo. Assolutamente non innocuo, oserei dire. Ma l'avevo soltanto. Tutte le persone con cui lavoro, non lo so perché. Non riesce a essere obiettiva. Ma si è trattato solo di un ballo. Lei non capisce perché lei è lei. Tutti sanno esattamente chi è lei e come si comporta con le donne. Tutto questo va assolutamente bene. Insomma, con me lei è il mio capo. Non credo io affatto che lei. Non credo perché che non voglio passare vista per la solita che cerca di. Secondo me sta esagerando. Insomma, siamo qui e io poi ho messo questo vestito ridicolo e abbiamo ballato in quel modo. E vorrei bere, per favore. Sì, subito. Vorrei un vodka martini, per favore. Molto secco, con olive, con molte olive. Facciamo con almeno 3 olive. La bravura. Io ogni volta, io mi emoziono sempre, perché poi siete bravi, ragazzi. Quando sento queste cose qua e vedo un film, dico, oh, guardate come me lo stanno facendo godere bene sto film. I miei amici, i miei colleghi, i miei compagni di Legio, ma anche i miei compagni un po' di vita, perché questo anche siamo. Ed è bello. Assolutamente sì. Ed è bello. 22:02 su Radio Cigliano, ma anche su Insta Radio. Siete all'ascolto di Dopo Cena con. Non sono le 22:03 in questo momento. Non è matto Cigliano, siete su una replica. Succede che vengano trasmesse le repliche anche su YouTube, quindi potete guardarci su YouTube, su Twitch, su Facebook e ascoltarci sulla radio. Tocca a Alessandro, Alessandro. Terzo pezzo di Alessandro, che numero metto?
Allora, Alessandro vorrebbe mettere il 3. La numero 3. Perché? Ragazzi, io sto andando sul profondo, scusatemi, la mamela, la musica è profonda, non ce la faccio. Hai ragione, perché hai ragione. La cura, prendersi cura degli altri, prendersi cura, sapersi prendere cura e saper permettere agli altri di prendersi cura di noi. È una delle cose più belle ed è il fondamento dell'amore in senso grande. Cioè avere la capacità di sapersi prendere cura di qualcuno, di qualcosa, un animale, una persona cara, il proprio compagno, la propria compagna, quello che facciamo, prendersi cura. Mamma mia, Francesca, è di una profondità, Alessandro, pazzesca stasera, veramente. Io, bravo. Va bene, lo sai che io sono legatissima ad Alessandro, al di là della stima professionale, proprio un bene enorme, quindi... È vero. Per me è oro. È oro, ed è oro anche questo pezzo del... Adesso diciamo parolacce. 1996, sì, adesso... Franco, sì. Battiato, La cura. Ti proteggerò. Vabbè, già un pezzo che parte con Ti proteggerò. Lo devo abbassare bene, perché questo è uno dei pezzi più ostici da passare per la SIAE. Ah, certo. Cioè, la SIAE, come c'è una nota, come c'è un... pizzica. Te pizzica immediatamente e mi chiude la diretta, quindi non vorrei rimanere orfano della diretta. Allora, tanti amici si sono, tanti stanno dicendo bravissimi, La cura, dice Azzurra, che grandi voci, Calogero, meravigliose, va a sottolineare, un applauso ben meritato da parte di Ettore, la fai la Siso Erboro da Giustiniana, c'hai ragione, oggi mi è uscita male, che devo fare, però non è, tutti, non è così. Per tutti la Giustiniana è un bel posto dove vivere, di solito invece nascono delle borate tremende. E allora, fatemi vedere, Money for Nothing, guarda quanto torno indietro, un bel pezzo apparso anche in Kingsman, ci stanno dicendo, fatemi leggere, vabbè, qualche che sto guardando, voi siamo in contemporanea con la diretta dei World, siamo multitasking in questo momento, ho visto che questa sera c'era una diretta, Monica, fra Federico Campaiola con Lopez, Massimo Lopez e il quarto mi sfugge, stavano facendo una diretta molto wordiana in questo momento e vabbè, ci sovrapponiamo. Potremmo farci un saluto, una crasi fra le due dirette. Se ci potessimo unire sarebbe bello. Sarebbe carino. Vai lì a salutare. Una volta mi è capitato che dovevo fare un'intervista, sono entrato nella chat di un altro che stava facendo la diretta dove io l'avevo fatta un po' di tempo prima e ho sbagliato link, quindi sono entrato, scusate, ma non è qui che devo dare. Però mi sa che t'hanno tenuto, vero? Dimmi la verità, t'hanno tenuto. No, te l'ho fatto. Che meraviglia, sì, perché sbagliare. Poi queste cose qua siamo assolutamente dovuti diventare tutti molto tecnologici. Ma Alessandro era tecnologico e lo sapevamo. Francesca Fiorentini. Io sono nata tecnologica, lo sai benissimo. Tu hai il telefono, proprio... tu hai i turni sul telefono? Sì, sì, perché tu hai l'agenda scritta. Oh. Con la matita che cancelli se poi... Si spezza, capito? Si può spezzare, rimani senza segnare il turno, capito? No, figurati, io se mi togli l'agenda, c'è stato un giorno che dal parrucchiere, me ne sono accorta dopo che l'avevo lasciata lì, e ho pensato di morire, cioè ero sicura di aver perso l'agenda... E di aver perso tutta la vita tua? No, vabbè... Lì ho deciso di fare, tu dici, le scritte quindi anche sul telefono? No, ho fatto la doppia agenda, una a casa. No, vabbè. Io facevo la doppia agenda negli anni '80, devo dirti la verità. Sono arrivati... Ma che devo fare? Vabbè, c'hai mi ragione. Mi piace scrivere. C'hai ragione, vado a disannunciare. Franco Battiato, La cura su Radio Cigliano, su Insta Radio alle 22.07 in diretta. Nel frattempo stavamo ragionando sulla grande capacità tecnologica di Francesca Fiorentini, che ha due agende per segnare i turni, perché poi, ma io la posso svelare quella cosa, Alessandro, di cui abbiamo parlato l'altro giorno, quella volta, quella cosa dei turni tuoi?
quella volta che ti sei perso, la posso dire? Certo, allora, certo. Certo. Sì, perché poi l'hai detta a tutti quanti. Allora, raccontaci un po' che cosa è successo. Un giorno che cosa è? Hai perso il telefono, che no, cosa è successo? Io esattamente il contrario di Francesca, ho provato subito ad essere tecnologico con i palmari, te lo ricordi, vero. Il palmare no? Con la pennina, no? Io avevo il Casio. Solo avevo non il c'era Casio. Il cloud nel palmare. Quindi a un certo punto mi si cancella tutto, l'agenda completamente, la domenica sera. Quindi io vado a fare la cosa, a vedere il giorno dopo il turno che c'avevo e non sapevo con chi stavo. Domenica sera, impossibile, no? Allora avevo la moto al tempo, mi sono messo in Prati, fermo ad aspettare che mi chiamassero alle 9:15, 9:05, 9:15, io sono molto puntuale, quindi... Lo sanno tutti che se non arrivo alle 9:20, 9:15, devono chiamare. Chiamate l'ambulanza, perché cioè io o vengo o non vengo. Cioè, se non vengo dopo 10 minuti vuol dire che è successo qualcosa, non ho scritto il tunnel. Cioè. E quindi mi sono messo in Prati aspettando che qualcuno mi chiamasse per dire eccolo, arrivo subito, in un attimo prendevo un po' tutte le sale di Roma e alla fine dopo 10 minuti l'ho fatto, poi... Da quel turno lì sono riuscito a risalire a tutti gli altri, perché da lunedì si poteva riuscire a fare. Quindi, non mi sarebbe mai, nonostante questo, non mi sarebbe mai venuto in mente di piazzarmi a Piazza Mazzini intorno in un posto Prati. Dove stai a Prati, sì, così. E io poi gli Scipioni stavano. Ma il turno era vicino o stava a San Giovanni? Il turno stava alla Fonorete, quindi mi ha detto benissimo. Benissimo. Stava alla Fonorete, che è proprio in via degli Scipioni. Però era puramente fortuna. Puramente fortuna, è vero. Vedi, abbiamo anche noi i problemi del doppiatore. Ora scherziamo, ovviamente, perché il motorino non è un problema del doppiatore né un vanto, ma abbiamo anche dei problemi proprio logistici che a volte, per esempio, quando te scordi di aver dato le disponibilità a una società, dai le stesse disponibilità a un'altra società e poi proprio quel turno te lo piano tutte e due. Che succede? Dobbiamo fare. È una cosa che succede. Niente, Francesca, ecco, sono riuscito forse... Sì, un po' mi blocco, un mi po' vedo. Ti blocchi, un pochino ti blocchi, vediamo se riesco a così oscurandoti un attimo, ma poi forse torni. Vedi? Resettando qualcosa succede alla grande. Allora, è il momento della storia del doppiaggio. Pagina 3 della scaletta. Mettetevi centrali. Avevo appena tolto gli occhiali, li rimetto. Sono assolutamente tempismo perfetto, centrali sì, e inquadratura. Sì, 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 con sì, Gerardo Di Cola stiamo raccontando la storia del doppiaggio. Siamo partiti dal 1931, anno del primo doppiaggio avvenuto in Italia, e stiamo andando avanti con la storia del doppiaggio. Alla fine dell'anno cercherò di fare un filmatone unico per mettere insieme tutti questi spezzoni e fare qualcosa di diverso, una puntata un po' uno special di Dopo Cena Con. Siamo alla 22esima puntata e parliamo di una cosa particolare, perché forse non tutti sanno che tutti, ma veramente tutti i più grandi attori degli anni 50 e 60 sono stati doppiati a volte da persone con le quali loro dividevano il set, capito? In altri film, cioè sono successe delle cose pazzesche e adesso ve le andiamo a raccontare. Allora fatemi cambiare la basetta, che qua dobbiamo essere precisi, e fatemi mettere anche la... ecco qua, questo è tutto giusto. Signore e signori, la storia del doppiaggio, 22esima puntata. Dal dopoguerra, quasi tutti gli attori italiani sono sistematicamente doppiati. Anche i mostri sacri lo sono. Solo per citare qualche nome e titolo, Marcello Mastroianni è doppiato in Domenica d'Agosto da Alberto Sordi, che ha la voce di Carlo Romano in Il Passatore. Ancora Mastroianni in Le ragazze di Piazza di Spagna parla grazie a Nino Manfredi, che a sua volta è doppiato da Stefano Sibaldi in Monastero di Santa Chiara. Mastroianni in Amore e guai è doppiato addirittura da Gualtiero De Angelis, che fa recitare in voce Vittorio Gassman in Anna, dove Silvana Mangano parla grazie a Lidia Simoneschi. Gassman è doppiato anche dall'imperatore delle sale di doppiaggio, Emilio Cigoli, in Sombrero, La ragazza del palio e in Mambo, dove la Mangano recita in voce anche grazie alla Simoneschi.
Stefano Sibaldi lo doppia in La tratta delle bianche, dove Eleonora Rossi Drago ha la timbrica inconfondibile della grande Rina Morelli. Gassman in La donna più bella del mondo è doppiato da Enrico Maria Salerno, la voce di Clint Eastwood nella trilogia del dollaro. Bud Spencer e Terence Hill non avrebbero raggiunto la popolarità conquistata senza il sostegno vocale di rispettivamente Pino Locchi e Glauco Onorato. E che dire di Franco Nero e Giuliano Gemma? Meritano un discorso a parte i due attori popolarissimi anche all'estero. E l'inizio di questo discorso potrebbe essere: negli anni 70 è rispettata la decisione scaturita dalla battaglia voce volto di non doppiare più gli attori italiani? Io la battaglia voce volto me la ricordo bene. Io mi ricordo che negli anni 80 c'erano un sacco di polemiche se tu andavi a doppiare un attore italiano, e all'epoca erano le code del neorealismo, ancora succedeva. Più volte mi è capitato di dire no, quest'attore non lo doppio, perché non mi andava di sostituirmi alla voce di un mio collega che veniva, magari si doppiava in tanti film, in quel film hanno deciso che non lo volevano doppiare, e ho detto di no diverse volte. Io ancora me la ricordo questa battaglia, che era una grossa lotta che è stata fatta negli anni 60 per garantire proprio questo, che... sappiamo, no? Fellini, ma insomma tutti i neorealisti, Pasolini, prendevano gente perché il volto era bello e li facevano doppiare dai protagonisti del doppiaggio per ammantare con belle voci questi bei volti che avevano scovato. Insomma, era un po' particolare la situazione. Vedremo come andare avanti, grazie a Gerardo Nicola, nelle prossime trasmissioni. Allora, il nostro amico Carlo, che vi ha mandato la fotografia, quella da Limone, dalla cima di Cross, praticamente è tornato a casa. È tornato, allora, sì, sta lo vediamo. I cannelloni buoni, no, mangi i cannelloni, c'ho una fame. Mortacci, e ci sta guardando, c'è il monitor lì, siamo noi, lo vedo, siamo là nel monitor. Bravo. Quindi ci sta assolutamente guardando. Finiti i cannelloni. A quest'ora sì, perché o si sono freddati o l'ha buttati o l'ha rimessi nel microonde. Mentre invece Giuseppe Bosso da Napoli, il suo sito è telegiornaliste.com, ci sono tante interviste che ha fatto a tanti noi doppiatori, e ci fa il processo che vorrei fare da avvocato. L'avvocato lui, perché fa l'avvocato oltre che fare il giornalista. Il giudice Amy, che quindi sappiamo bene che giudice è. Poi ci sta il consulente Bull questo l'imputata Piper di credo Orange is the New Black, la testimone Miss Piggy e il colpevole Tetsuo Shima. Ragazzi, questa è una praticamente una ha rifatto una sceneggiatura per sì, farci vedere. Grandissimo Giuseppe, mandate i vostri controselfie sempre al 328 7948 796. Quarto brano di Francesca Fiorentini. Dove ci porti? Allora mettiamo, sì, mettiamola due. Perché l'hai portata, Francesca? Allora, questa canzone, questo pezzo è legato a un viaggio che ho fatto con le mie amiche storiche dei tempi del liceo, e una mia amica aveva la casa vicino a Grosseto, a Principino a Mare, ce l'ha ancora, e noi facemmo questa estate di fine scuola, quindi fine giugno, dove partimmo in cinque. E questa canzone è legata a quel periodo lì, quindi alle amicizie che si sono strette, i primi amori, il mare, le discoteche, insomma tutte quelle cose. Avevo 16 anni, quindi insomma è stato un periodo meraviglioso, una vacanza stupenda. E poi ti devo dire che in realtà questo pezzo, che mi è sempre piaciuto, mi ha sempre accompagnato, e lo ritrovo molto, cioè secondo me proprio anche lì c'è una filosofia di vita meravigliosa. Se vogliamo fare un raccordo con Alessandro, con la maniera in cui Alessandro sta esponendo le sue canzoni. Secondo me è un po', diciamo, sì, ci sono dei raccordi interessanti nei nostri pezzi, perché anche questo comunque è, diciamo un po' forse la sintesi, il tempo non esiste.
E quindi tutto ciò che si può vivere in un attimo, si può vivere in un'ora, si può vivere in un anno, si può vivere in una vita, ma insomma, se l'attimo è bello e vissuto intensamente, vale veramente la pena viverlo. Vedi, il contrario dell'attimo fuggente che Alessandro conosce bene, che ha conosciuto bene nella sua vita, con un pezzo del 1973 di uno, io lo chiamo lo Stevie Wonder italiano, perché è uno che suonava tutti gli strumenti, no? Lui ci vede bene, insomma. Però è un'altra cosa, però ha fatto una musica particolare. Questo è Una settimana e un giorno, Edoardo Bennato. Una settimana, un giorno. Quindi vedi, tu affiorano i ricordi di Francesca questa sera. Sta trasmissione ti ha fatto affiorare tutti questi bei ricordi di questi viaggi, di queste situazioni con gli amici e con le amiche. Bello, bello, bello. Allora, Raffaele da Torino, abbiamo due grandi e solide colonne del doppiaggio. Colonne, sentito come mi è uscito? Perché mi è uscito colonne? Colonne. Perché sei un doppiatore veramente... Oggi ci stava. Si dice proprio così. Oggi su Clubhouse ci stava Roberto Pedicini che diceva: no, ma è bello parlare anche in dialetto. Io ogni tanto sento qualche nostro collega che dice la colonna. Proprio faceva questo esempio. Ah, la colonna, apri sta colonna che a Roma si apre. Allora dice: vado pazzo. Posso chiedere un piccolo favore ad Alessandro? Ti chiede Raffaele da Torino. A vocetta te devo fare. So. No, guarda, è semplice. È il compleanno di suo padre che si chiama Claudio e se gli puoi fare gli auguri così, senza vocetta, normale, da Alessandro Quarta. Gli auguri da te, no, sì. Dai personaggi miei. Vuole gli auguri da te. Vuole gli auguri da te, incredibile. Sono emozionato. Come si chiama papà? Si chiama Claudio. Claudio, tanti 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 auguri di buon compleanno da parte mia. E questo è Raffaele da Torino che ti ha chiesto questa dedica. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Quindi, Raffaele. Sì, perché poi noi ci chiedono le vocette, no? Me fai Topolino, me fai... 100 al giorno, me 100 al giorno me la riesco. Lo so. È tosta, ragazzi, perché poi non è che le puoi fare tutte quante, non è che... Cioè, no, è impossibile, no, non le posso fare, proprio perché tu lo sai quanto sto in sala, no? Quindi uno o fa una cosa o fa l'altra, insomma. Io poi... Quando vado in pensione... Io faccio tutte le vocette che vi pare. Francesca invece ha risolto il problema perché sui social non ci sta. Ha proprio deciso che non vuole mettersi. Ma perché? Hai un'idiosincrasia, senti la parola, un'idiosincrasia verso il rapporto con il pubblico, Francesca. T'ho messa in mezzo. Mi hai messa in mezzo e mi si sta scaricando il improvvisamente computer, salta quindi... tutto. No, te lo giuro, aspetta, mi devo vado a caricare un attimo, a mettere in carica, aspetta un attimo. È di una bravura eccezionale, vero Alessandro? È di una bravura eccezionale, al momento che giusto. Meraviglia. Bravissima, sembra bravissima. Vero. Allora, invece, sembra intanto vero. Vi faccio vedere una serata meravigliosa insieme a dei grandi artisti, da Emanuele, da Castellani a Coppi, che me l'ha pure detto dov'è, io non me lo ricordo, però, eppure lui ci sta guardando perché siamo dietro sullo sfondo. Quando si fanno i controselfie che ci vediamo, mi piace, perché vuol dire che proprio ci stanno seguendo, che non stanno seguendo i Word in questo momento, capito? Stanno seguendo noi. Non so di chi parli. No, assolutamente no, non lo sappiamo di chi si parla. Allora, quanto c'ho? 11 secondi, vediamo se riesco a vedere. No, perché queste le devo ancora scaricare. Vado a disannunciare e poi faccio vedere qualche altra foto. Una settimana, un giorno, Edoardo Bennato. Francesca Fiorentini ha avuto un problema di connessione, si sta scaricando la saponetta e quindi è dovuta andare a sistemare. Vedi, sta tornando adesso, eccola qua che torna. Torna col cavo, perché la tecnologia ci potrebbe tradire, vero? Esatto. Ecco, è tornata. La tecnologia a te ti aiuta o ti tradisce, Francesca? Come funziona? Diciamo che siamo su due binari paralleli, ci incrociamo poco. Sì, vi incrociate poco, veramente poco. Poi si può dire che ti sei attaccata al cavo in questo momento. Te sei attaccata al cavo. Si può dire. Va bene, va bene. Dunque, Alessandro, tu sei anche però insegni, nel senso che tu ti sei...
Veramente, c'ha ragione Francesca, non si ferma mai questo. Ah, Francesca, no, la cucina. Cioè, non lo so da dove la passione, raga, c'ha la passione. È vero, c'ha la passione, c'ha proprio... No, ma è meraviglioso, ma anche io ho una grandissima passione, però no, non lo so, lui ha forse anche questo talento nell'insegnare, il fatto che anche sia musicista, insomma, spazia sicuramente, ha questa voglia di donarsi, di trasmettere, che è meravigliosa. Ma è un Però po'... ovviamente, in vai, questo, vai. Essendo poi un grandissimo professionista e quindi lavorando tanto, cioè la giornata sua è di 75 ore, non, sì, non è... finisce mai, non finisce mai praticamente. Alessandro, abbiamo detto come ti sei trovato a saltare nell'acquario, no? A saltare dall'altra parte del vetro e a saltare dall'altra parte dell'Egio, nel senso non essere più all'Egio ma davanti all'Egio a insegnare, non soltanto ovviamente doppiaggio. Come ti sei trovato? Come è nato? Ma insegnare per me è una delle cose più belle che c'è in questo momento nella mia vita, proprio lo dico spassionatamente, mi dà una soddisfazione incredibile, più di quello che io faccio, più di quello che sto facendo io, di cose ne ho fatte tante, ne continuo a fare, e, però quanta soddisfazione ho nel trasmettere qualcosa a qualcuno che poi riesce a fare il salto di qualità, a diventare, poi vabbè, io insegno ai professionisti, quindi insieme a mia moglie abbiamo fondato l'accademia di doppiatori professionisti, proprio per alzare il livello, diciamo, dei nostri colleghi a tutte le altezze, perché io, quindi, credo che spiegami... a tutte le altezze in senso, artistico, verticale, certo. Verticale, sì, e artistico. Perché noi doppiatori tendiamo a fossilizzarci una volta che hai finito o se hai fatto l'accademia, se non l'hai fatta, continui e fai il tuo lavoro e basta. Invece io trovo che sia importantissimo continuare a studiare, continuare a migliorare sia nella tecnica che proprio nel modo di vedere il nostro lavoro. E quello che faccio anche io per insegnare, mi formo, cioè io faccio tantissimi corsi per poter insegnare in maniera più puntuale e più veloce ai ragazzi che poi sono i nostri colleghi, quindi con cui poi lavoro, quindi riuscire a lavorare con persone con cui hai un linguaggio comune, hai una capacità di analisi molto, molto accurata, in un attimo riesci ad arrivare a una profondità e ti diverti di più perché avere un linguaggio comune e una profondità di vedute è il succo di questo nostro mestiere, cioè stiamo andando verso la riproduzione del suono, cioè del suono, lo stesso suono, e proprio il suono in generale, le macchine che riproducono il suono. In realtà quello che veramente è il doppiaggio è il trasferimento dell'emozione, esatto, da una lingua a un'altra, esatto, e trasferire l'emozione su un volto attraverso la voce. È questo il miracolo del doppiaggio. E io credo che le nuove generazioni debbano essere formate, perché non c'è più il tempo di imparare come prima per osmosi, no? Sì. Si vedeva gli altri, si stava lì, si guardava, poi si provava, si facevano un po', poi ti buttavano a fare il brusio, cioè parlavi 2, 3, 4 minuti di seguito senza soluzione di continuità, e questo ti faceva, c'era un po' un percorso. Adesso questo purtroppo è cambiato, non c'è più la possibilità di insegnare mentre lavori, perché non hai il tempo, anche se io ogni tanto ci perdo il tempo e mi incaponisco, nel senso non rinuncio a questo, anche con chi non lavora, non studia con me, quindi non è quello il discorso. Però trovo che sia veramente importante per noi continuare ad aggiornarci, continuare a non sederci su quello che sappiamo fare, anche perché lo scambio di competenze, lo scambio di punti di vista, anche lì è una ricchezza, e non è che chi va a studiare è una sega perché non lo sa fare, no, chi studia è un grande
perché migliora se stesso, anche se è già un grande. No, ma poi sai, noi abbiamo avuto, come dicevi te, l'osmosi, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare, adesso non si può fare, quindi tu che prendi della gente che già lavora. Guarda, i ragazzi adesso... Esatto. È difficilissimo adesso. C'è bisogno di una palestra, delle palestre, che, per cui quando si lavora poco ci si deve esercitare, ma tutto questo non deve essere fatto per lucro, cioè persone che attraverso il doppiaggio sfruttano la cosa del doppiaggio per guadagnare, ma deve essere fatto per amore di questo lavoro, cioè per insegnare alle persone a fare questo lavoro. E ci piace molto questa cosa. Intanto io saluto Laura Boccanera che si è collegata e ci sta guardando. Ciao Lauretta. Ciao. E Lauretta, devo dire, è chiaro, tutto chiaro, dice Sasha, e c'era anche qualcuno, Ettore, che dice sono parole sante queste che ascolto, quindi insomma anche la comunità di Facebook apprezza quello che hai detto, assolutamente. Allora, alle 22:29 io vi rubo soltanto pochi secondi per parlare degli sponsor della trasmissione, che come vi ricordo non sono sponsor ma sono semplicemente scambi di link. Dopo CinaCon è in diretta video anche sulla homepage di voci.fm, la testata giornalistica italiana dedicata al mondo della voce. Per restare sempre aggiornati su radio, doppiaggio e uso della voce, basta cliccare su www.voci.fm o scaricare l'app gratuita per iOS e Android. E con voci.fm su Radio Cigliano c'è Voxil Voce Gola, l'integratore alimentare a base di erisimo, l'alleato numero uno per mantenere e ritrovare tutta l'energia della nostra voce. Voxil Voce Gola è un prodotto dei laboratori Pier Fabre. Alle 22:30 siete in diretta su Radio Cigliano, siete in diretta su Instaradio e stiamo deliziosamente in compagnia di Francesca Fiorentini e Alessandro Quarta. L'Italia sta per riaprire e siamo tutti contenti, ma io di più, perché c'è la possibilità che lui la sera esca e si dimentichi il telefono a casa. Pronto? Alessio. Ecco. Alessio, amico mio. Sì. Sono io, sono Cristian. Lo so. Cristian è incazzato. Sì, lo so, lo so. Sono un po' stanco, Alessio. Sì. Mi sono allenato da poco. Ah, bravo. Fai benissimo. Dico sul serio. Sì, Alessio, perché mi sono messo in tiro. Ah. Sì. Sono un bell'uomo. Sarebbe un peccato non sfruttare il mio potenziale, la mia dotazione di serie. Vabbè, comunque Alessio, sì, cosa dire? Bando so alle ciance. Dillo qualcosa. Saluto il tuo pubblico e ovviamente gli amici, i colleghi, i tuoi ospiti. Sono qui. Francesca Fiorentini, ecco, e Alessandro Quarta, grandissimi interpreti del doppiaggio italiano. Ah, beh, guarda, su questo non ci sono dubbi. Adesso, come ti dicevo, sì, mi sto allenando. Bravo. Sto facendo una corretta alimentazione. Interessante, quindi? Quindi mangi un cazzo. Ecco, e così funziona, non devi mangiare. E ma ti no, devi allenare, Alessio. In palestra il primo giorno è stato complicato. Le palestre sono ancora chiuse, ma i dettagli non ci interessano. Perché complicato? L'istruttore mi dice, ora ti do la scheda. Mi sembra normale. E tu che gli hai detto? Ho già il mio cazzo di numero, amico mio. Ma no. Che cazzo me ne faccio? Proverò a cambiarlo un giorno. Quindi l'hai scambiata per una scheda telefonica. E invece? Invece quelli erano gli esercizi, capito Alessio? Sì, sì. Uno mi dice, hai fatto il tappeto. Amico mio, ma quale tappeto? A casa non sbatto neanche no, il mio. No, che schifo. Ora Alessio, devi sì, sapere che abbinato a una buona palestra c'è bisogno di una corretta alimentazione. Sì, certo. E cosa comporta? Devi mangiare solo in verde, Alessio. Devi diventare un evidenziatore per un periodo. Ma questa è carina, dai. Non devi cedere agli avvolgibili. Cosa che tu fai quotidianamente, amico. No, no, ma non è... Quanta pasta hai mangiato? Vabbè, ma che c'entra adesso? Comunque è un piatto. Un piatto a forchettata. Ma no! Amico mio! Oh, oh, calmati! Ma cosa dire? Non lo so. Sono luoghi comuni. No. Perché i luoghi comuni sì, nascono da realtà conclamate che si ripetono nel tempo, certo. E poi si sa, il popolino vociante e litigioso meno, ha bisogno di numeri. Meno. E noi glieli diamo. No, e meno. E poi li umilierà. Lasciamo perdere, poi magari ti chiamo, così mi dai un consiglio per la dieta. Alessio, tu la dieta? Frega d'angola. No, buonanotte no, a tutti voi. No, no, ma... E buonanotte a sta minchia. No, ma non è possibile chiudere sempre così, Cristian. Dai, veramente, non si fa. Ricordiamo che su Radio Cigliano Cristian Incazzante è interpretato da Angelo Venezia.
Allora, che cosa ho fatto qua? Ho fatto casino, non ho la grafica, ma lo faccio con i nostri amici. Roba da doppiatori è un progetto di supporto, divulgazione e valorizzazione del mondo del doppiaggio, dal dialoghista al fonico all'assistente. Il loro obiettivo è dare voce alle voci, oggi anche attraverso un innovativo servizio di Dubreel dedicato ai professionisti. Si tratta di un biglietto da visita formato video per mostrare a committenti e associazioni le proprie skill in supporto alla ridotta possibilità di fare provini a causa della pandemia. Sui loro social trovate come sempre interviste, dirette e tanti contenuti di approfondimenti quotidiani. Voci Animate, un brand creato da James Garofalo, che è stato più volte direttore artistico in occasione di eventi legati al mondo del doppiaggio, agisce come intermediazione tra l'organizzazione dell'evento e gli ospiti, assumendone la totale gestione. Volete i doppiatori ai vostri eventi? Oppure siete doppiatori e vi hanno invitati a un evento? www.vocianimate.it. Cambiamo libro con Gerardo Di Cola questa sera. Guardate che bello, Gualtiero De Angelis, poeta doppiatore. È un doveroso omaggio all'attore Gualtiero De Angelis, che oltre ad essere stato l'impareggiabile doppiatore di James Stewart, Cary Grant e Dean Martin, è anche stato un fine poeta. Attraverso i suoi componimenti in vernacolo, De Angelis ci permette di entrare nelle dinamiche familiari della sua amata città, Roma, e nel mondo fantastico delle sale di doppiaggio, dove trascorre gran parte delle sue giornate. Abbiamo parlato dei Ward, è uscito il libro di Luca Ward, Il talento di essere nessuno, e questo potete trovarlo in tutti gli store, in tutti i negozi di libri. Se volete, andate a comprare il libro di Luca Ward. Roba da doppiatori prepara per voi quelle che definisce delle reactions, perché vuole vedere la vostra reazione. Allora vediamo che reazione ha Francesca Fiorentini davanti a queste tre belle figliole. Tra l'altro abbiamo Gwyneth Paltrow in Iron Man, Stana Katic in Castle e Taylor Schilling in Orange is the New Black. Quale ti ha dato più difficoltà a doppiarla e quale più soddisfazione? Ma forse più difficoltà Piper Chapman, perché è un'attrice... Allora, è una bravissima attrice, però utilizza la voce e il viso, cioè non sempre su quel viso, non so come dire, non è facile. Non si accorda? Non sempre su quell'espressione, esatto. Non si accorda. Per cui nella sua lingua è perfetta, doppiarla all'inizio ho trovato, io poi l'avevo già doppiata in un'altra serie anni prima, e lei ha una faccia in realtà che sembra angelica, ma non lo è, cioè è una faccia strana. È una bella ragazza, una bella donna, ma ha una faccia strana, per cui è a volte anche un po' imprevedibile. Quindi ogni volta la devi andare a cercare, diciamo così. È un po' sì, un pochino sì, non è prevedibile. Non so, la Paltrow e anche la Katic... forse sapevo già come avrebbero riso, come avrebbero ammiccato, con la presa di fiato prima di parlare, non sempre. Non voglio dire che sono attrici prevedibili, certo. Non dico questo. Forse sono più vicine alle mie corde, forse erano più prevedibili per me in certe reazioni. Invece la Taylor Schilling è un po' più strana, e quindi la dovevo seguire sempre con parecchia attenzione. Senti, e la soddisfazione un po' così, soddisfazione maggiore dove l'hai trovata? Ma l'ho trovata in queste tre. Ma no, la Paltrow mi piace. Purtroppo adesso ha detto che ha smesso di recitare, quindi sarà un delizioso ricordo. Ah, ha deciso di andare in pensione. Vabbè, a volte lo fanno. Ha messo su un laboratorio, fa candele, fa cose. Vabbè, ha guadagnato anche bene, quindi perché continuare, in effetti? Scusa. Sì, credo che si voglia sperimentare anche in altre cose. Credo che le canti anche, fa. Poi non lo so, magari poi ci ripenserà, però... Alessandro, per te abbiamo, ho qua la lista, abbiamo Zach Braff di Scrubs, Topolino e Ed Helms di Una notte da leoni. Dov'è la maggiore soddisfazione e dove il più tricky, il più difficile? Ma soddisfazione... tutti, nel senso che mi piace farlo, quindi lo faccio. Soddisfazione intesa in
questo senso. Sì. Sì, un no, ex-equo. Tutti. Un ex-equo. Sì, abbiamo, sì. Sì, perché hanno difficoltà differenti. In una c'è comunque la difficoltà di Oreste Baldini, nell'altro comunque la particolarità della voce, nell'altra ancora la... come dire, i cambi repentini, cantava, parlava, era una cosa, Zach Braff era una cosa pazzesca, molto complesso tecnicamente, quindi sono tutte e tre difficili, però semplici se la prendi bene, no? se li prendi con... Li hai trovato a tre personaggi diversissimi tra loro, completamente diversi tra loro, un fil rouge, un qualcosa che li lega comune. Bravo, mi piace molto. Alle 22.38 del 22 aprile 2021, quando è il momento di ascoltare il quarto brano di Alessandro? Allora, il quarto brano di Alessandro è il numero 1. Lo vado a caricare, perché l'hai portato? Perché a volte non abbiamo parole, a volte ci mancano le parole, e a volte esprimere con parole quello che abbiamo dentro ci salva la vita, ci salva il rapporto e ci come dire, ci rafforza il rapporto. E se ce lo diciamo tutti i giorni, non abbiamo bisogno di andare a cercare fuori niente di quello che già abbiamo forte dentro casa. Quindi specialmente se ogni giorno, io ragiono così, ogni giorno penso che sia l'ultimo, quindi ogni giorno mi dico tutto quello che potrei dire, no, per non avere rimpianti, per non avere cose non dette, e quindi di qualcosa, dite qualcosa alla vostra compagna, al vostro compagno, a vostra moglie, ai vostri figli, dite qualcosa. E sentite che bel pezzo, l'ho lasciato, guarda, l'ho fatto sfumare in questa maniera senza neanche presentarlo. Un grandissimo pezzo, questo è del 2013, firmato Big Bird, ma con Cristina Aguilera che fa il featuring. Allora, ho ancora dei controselfie prima che, perché guarda, ne arrivano in continuazione veramente. Alessandro da Genova ci ha mandato questo suo controselfie, anche lui ok, così ottimista, ci piace tantissimo. Mentre invece da Crotone c'è Andrea da Francavilla Fontana, che dice: questa è una serata veramente piena di intensa, che la sta vivendo anche lui con grande intensità insieme a noi. Tra l'altro ci vede su un maxi schermo, quindi ci vede belli grossi. Bello, ma stavo vedendo. Bellissimo. Hai visto? Figata, figata. Poi Alessandro se vede, è come me, se vede queste cose è come ragazzino al Luna Park. Uguale. A Francesca... Ti devo dire solo questo. Sì. Ogni volta che vado con Nanni in giro, Nanni Baldini, lo accompagno. Una volta l'ho accompagnato a prendere un trasportino per il gatto e sono uscito con un 52 pollici. Così. Che meraviglia. Poi pure Nanni è abbastanza tecnologico, come c'ha la fissa pure lui, perché vabbè. Allora, stavo vedendo Gabriele, dovrebbe essere, che ha mandato, dice: ben trovata Radio Cigliano, ma soprattutto ben trovato tu Gabriele, perché ha mandato addirittura una massima di Goethe, ci ha mandato, credo che si sia appena laureato da quello che vedo, e dice: come raggiungere un traguardo senza fretta ma senza sosta. Bella questa massima, è bella, non è male, bravo, bella. Bravo, bravo, bravo. Allora, mentre invece questo lo ha fatto Fabrizio da Crotone, adesso per te l'ha fatto sul suo, questa è la tablet, come si chiama, la tavoletta. Grazie Fabrizio. Grazie, grazie, grazie. Abbiamo ancora un minuto qui, lui invece è un altro infermiere, Piero da Ascoli Piceno, in questo momento ci sta guardando, siamo noi. Ciao. Sì, siamo noi, ci sta guardando da casa. Quelle che è il guerriero, vabbè, lasciamo perdere. E poi invece c'è Giuseppe che ti chiede, Alessandro, un ricordo dell'attimo fuggente. Eccolo là. Beh, l'attimo fuggente è stato uno dei film più belli della mia vita e mi ha fatto crescere molto,
molto proprio. Ci sono stati dei tanti film, io ho iniziato da bambino, da ragazzino piccolo, quindi sono cresciuto attraverso certi film che facendoli mi hanno cambiato, mi hanno fatto crescere, e questo è uno di quelli, senz'altro. Mi ricordo che dormivo sempre, era, ma in sala? Ero quello timido, sì, perché ero quello che timido, che non parlava mai, quindi lavoravamo tutti insieme e con Fede, che era una bella tosta, e una volta, siccome c'erano al Miss, era un vecchio stabilimento che ora non c'è più, c'erano i tendoni, praticamente quelli di quelli erti, insomma, del cinema, pesantissimi. Io sì, mi addormentai lì. Aspetta un secondo, aspetta che lo diciamo online, in onda, perché devo andare a disannunciare. A Great Big World con Christina Aguilera, Say Something è il quarto pezzo che Alessandro Quarta ha portato questa sera. Siamo quasi in chiusura coi pezzi, ma non ancora con le rubriche. Adesso ce n'è una. Stavi raccontando del Nice, che ce lo ricordiamo, era uno storico stabilimento. Lo sai che io qualche tempo fa l'ho cercato e non l'ho trovato più? Non sono riuscito a trovarlo. Sai, ma che c'è? Manco la strada, forse era proprio, anche era proprio dietro, vicino alla, un altro, agli studi televisivi, c'erano degli studi cinematografici. Degli studi cinematografici. Fianco. E tu hai fatto lì L'attimo fuggente con Fede, sì, Arnaud, con Giorgio Borghetti, sì, e stavi raccontando che ti addormentavi. E mi addormentavo sempre perché ero quello timido che parlava poco rispetto agli altri. C'ho avuto due o tre scene tostissime dove stavo lì chiuso, tombato lì, però mi addormentai dietro una di queste cose, quindi stavo in sala, mi cercarono dappertutto, Fede era arrabbiatissima, e poi si sono accorti che stavo a dormire dentro la sala, quindi insomma è stato molto divertente. Francesca, io sono un altro che si addormentava in sala, te sei una che si è mai addormentata in sala? Sì, anche a te. Sì, vero? Perché sì, concilia. Sì, io sono di addormentamento facile, devo dire. Poi, come dico sempre, sì, quando c'è sta un collega che si spacca le adenoidi sopra al leggio perché urla, eccetera, eccetera, è il momento in cui proprio mi addormento. Ma vai tu, perché sei disgraziato. Sono disgraziato. Io mi sono addormentato parlando almeno più di una volta. No, vabbè, tu sei il top del top del top, cioè. È grandissimo, è grandissimo. Allora è il momento del questionario di Proust. Ai nostri amici farò 15 domande tratte da un questionario che una amica adolescente fece al Proust adolescente alla fine del 1800, del XIX secolo. E lui, lei l'aveva trovata su una rivista inglese. Lui rispose, mise via, riprese il tutto anni dopo e rispose senza guardare le risposte, 20 anni dopo addirittura, e si rese conto che si cambia e quindi si danno risposte diverse. Voi avete già fatto il questionario di Proust, quindi sarebbe bello andare a fare un montaggio con quello che avete già detto e scoprire se, se siamo cambiati. Secondo me anche il giorno dopo se dicono cose diverse, perché dipende da come sei nel mood, io le direi sicuramente. Allora vi ricordo che il format prevede bot e risposta senza argomentare. Devo sempre chiedervi chi comincia, perché è un mio vanto, è un mio vezzo. Tocca a Francesca, perché tocca a Francesca. E allora vi metto parità, vi metto parità dei sessi, e opportunità. Assolutamente sì. E allora vi do anche la telecamera sdoppiata alle Iene. Signore e signori, il questionario di Proust per Francesca Fiorentini e Alessandro Quarta. Francesca, il tratto principale del tuo carattere. Solare. Alessandro, il tratto principale del tuo carattere. Causticità spiritosa profonda. Alessandro, il tuo principale difetto. Causticità profonda spiritosa. Francesca, il tuo principale difetto. Orgoglio. Francesca, la qualità che vorresti avere? Pazienza. Alessandro, la qualità che vorresti avere? Vorrei essere alto 20 centimetri di più. Alessandro, la tua occupazione preferita? Facitore di cose. Francesca, la tua occupazione preferita? Socializzare. Francesca, cosa detesti più di tutto? Forse la rozzezza.
intesa proprio come di modi, roba, sì. Alessandro, cosa detesti più di tutto? Mamma mia, chi? No, cosa? Chi era facile? Cosa detesto più di tutto? Il traffico di Roma. Alessandro, cosa ti fa piangere? Beh, tante cose. Ho imparato a piangere, ho imparato a emozionarmi, ho imparato a... l'emozione insieme agli altri, la condivisione dell'emozione, lo scambio dell'emozione. Francesca, cosa ti fa piangere? Tosta, io sono parecchio piagnona, non lo so, le cose che toccano il cuore sono tante. Francesca, cosa ti fa ridere? Potenzialmente tutto, preso nel verso giusto, tutto quanto. Alessandro, cosa ti fa ridere? Guarda, cosa non mi fa ridere? Non mi fa ridere quelli che vogliono far ridere, cioè quando uno vuole far ridere non mi viene da ridere, invece quando ci sono tante cose spontanee che mi fanno ridere. Alessandro, dov'eri nella tua vita precedente? Dove ero nella mia vita precedente? Sì. Ma io credo di essere, sì, nel Medioevo, un cantore di Notre Dame. Francesca, dov'eri nella tua vita precedente? Mica ce n'ho avuta una sola. Cioè, una lunga lista, non lo so, però penso di aver fatto un sacco di cose. Francesca, come percepisci il tempo che passa? Ma guarda, lo percepisco, devo dire, con sempre più consapevolezza, abbastanza filosoficamente, e guardando le rughette che aumentano, però bene. Alessandro, come percepisci il tempo che passa? Ma guarda, io le rughette non le guardo, quindi non mi accorgo che il tempo passa, ogni tanto mi fermo e dico... Alessandro, cosa auguri al tuo peggior nemico? Di essere felice. Francesca, cosa auguri al tuo peggior nemico? Serenità. Francesca, quando hai provato una grande emozione? Ah, guarda, l'ultima emozione fortissima che ho provato è stata quando è tornata a sorpresa mia figlia da New York. Alessandro, quando hai provato una grande emozione? Stamattina, quando è tornata mia moglie, l'ho vista. Alessandro, il tuo sogno di felicità? Ma il mio sogno di felicità è riuscire a vivere in un equilibrato, in un modo equilibrato, senza dover fare per forza qualcosa, o meglio, non perché lo debba fare adesso, ma senza avere necessità di fare se non vivere. Francesca, il tuo sogno di felicità? Ma il mio sogno di felicità è stare in armonia profonda, vera. Francesca, il tuo colore preferito? Giallo sole, giallo oro. Alessandro, il tuo colore preferito? Ma diciamo è il rosso quarta, quello che io chiamo il rosso quarta, un po' questo rosso qua, ecco, questo rosso, il mio colore preferito. Alessandro, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Di essere meno pesante, meno di essere un po' più scapestrato. Francesca, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Ma mi accodo, e anche di compiacere meno. Francesca, come vorresti morire? Ah, vorrei morire... Come vorrei morire? Ma mi piacerebbe una morte dolce. Alessandro, come vorresti morire? Ma o di botto, così, boom, o dormendo.
ed era il questionario di Proust per Francesca Fiorentini e Alessandro Quarta. Dai, non era così tremendo, un pochino magari. Io mi blocco, mi si sì, blocca sempre il sto video. Sto provando in tutte le maniere a sbloccarti, perché ogni volta che vedi il blu vuol dire che ho provato a sbloccarti. Lo so. Ci sto provando. 22.52 su Radio Cigliano, su Insta Radio, siete in diretta all'ascolto, sulla radio, alla visione, sul video di Dopo Cena con Francesca Fiorentini e Alessandro Quarta. L'ultimo pezzo di Francesca. Oh, l'ultimo pezzo di Francesca è bello, ed è il numero 4, stavo per dire il titolo, mi sono fermata in tempo. Non c'è un legame preciso, in realtà, con questo pezzo, lo trovo semplicemente un pezzo perfetto e mi piace quello che dice e mi incanta. Allora, ma vado molto a sui pezzi vado molto, non, poi razionalizzarli, a meno che non siano legati a un evento particolare, non è facile, ti scatena qualcosa, e ogni volta te lo fa, quindi vuol dire che c'è qualcosa che ti lega a sto pezzo, insomma. Senti, tu hai sicuramente una voglia, quella di raggiungere il giorno perfetto, e Lou Reed lo ha messo in musica nel 1972 con la sua Perfect Day, ultimo pezzo di Francesca Fiorentini a Dopo Cena Con di oggi. Just a perfect Mamma mia, che bel pezzo pure questo. Sempre, dico sempre che i nostri ospiti portano delle playlist eccezionali. Tra l'altro, i dischi che non avevo nella database della radio da domani mattina saranno in rotazione fissa nella radio, perché la musica della radio non la fa soltanto non la faccio soltanto io, ma la facciamo tutti quanti insieme. Fabio Carletti ha una cosa per voi. Lui con una penna speciale disegna sui cappuccini. Questo è il cappuccino di Topolino che ha fatto per Alessandro. Sì, bellissimo. Bellissimo. E questo è Peggy che ha fatto per Francesca. Poi non so come fa a berli, perché io non li berrei, però vabbè. Non saprei proprio come fare. Allora, abbiamo Ettore D'Alcamo che ci ha mandato, anche lui sta così, al 328-7948-796. Ciao Ettore. E c'è anche Matteo da... non mi ricordo, lui è venuto anche qui perché suona in una band, porca miseria mi sfugge da dove, da Padova, e grazie, tra l'altro i suoi due figli sono nati con Dopo Cena Con, perché la moglie era incinta mentre e ascoltava Dopo Cena Con, e poi sono nati tutti e due, quindi ci mandava le fotografie, grazie veramente. grazie veramente. Allora, Francesca, proiettati 10 anni avanti nel tempo, che cosa succederà? Sì. A te fra 10 anni, secondo te, visto evitando Covid e cazzi vari che possano sconvolgerci ancora, che cosa potrebbe succedere? Domandona, mi piace. Non ne ho idea, però ti posso dire, sono felice di non averne idea. Bello. Perché se veramente io già sapessi cosa farò tra 10 anni, sarebbe un po' triste. Ritorniamo al criceto dentro la ruota? No, non lo so. Non lo so, spero di avere fatto altre cose belle, spero di avere sempre voglia di forse riprendere un po' a viaggiare, ecco, questo un po' mi manca, questo manca questo a tutti. Periodo. Questo manca a tutti, veramente. Alessandro, sì, fare un bel viaggio. Alessandro, fra 10 anni che cosa succederà di te? Anch'io, senz'altro, non so dove sarò, dove, come, perché. Spero di sapere profondamente con chi sarò, questo mi piace pensarlo, ma dove non è importante. Hai ragione, è bello comunicare con qualcuno e non avere un progetto. Il nostro amico invece non si firma, è qui con Zootropolis, come si chiama, bellissimo, veramente eccezionale. Non trovato il tuo nome, l'ho anche cercato indietro nei messaggi, firmatevi sempre perché io non è Facebook, non so come vi chiamate, vado a disannunciare.
Il giorno perfetto di Lou Reed lo abbiamo riascoltato grazie a Francesca Fiorentini in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena con. Non è che è molto scocciata Francesca, è che sei ribloccata un'altra volta. Sei ribloccata, eccola qua. Niente, saranno dei meme con questa serata, con le facce che si bloccano ogni tanto. Va bene, allora è il momento dell'ultima cosa che vi fa. Ho detto che vi devo dare il doppio gettone di presenza per chi sa di... Aspetta, c'ho la mia oggi, non me la fai la dopo, mia, dopo. Pezzo mio. No, dopo, dopo, perché adesso andiamo con la prosa, con il brano di prosa. Allora, pagina 4 della scaletta, allora, abbiamo fatto Dante, abbiamo scomodato Petrarca, abbiamo scomodato tanti mostri sacri, soprattutto italiani, pochi stranieri. Questa volta siamo andati a pescarli in terra di Spagna. Quando questo è uno dei, forse dei primi libri che ho letto quando ero piccolo. A me piaceva questo e mi piaceva Mark Twain, pensa, ero impazzivo per Tom Sawyer, Huckleberry Finn, ma anche per le avventure di questo cavaliere, come si potrebbe dire, con scudiero, coi mulini a vento e tutto quello che possiamo immaginare, che è Don Chisciotte della Mancia. Siamo con Miguel de Cervantes, è un... stavo dicendo un pezzo perché come se fosse un brano del 1605 addirittura. E Francesca, ti lancio la base, deliziaci. Viveva, non ha molto, in una terra della Mancia che non voglio ricordare come si chiami, un hidalgo di quelli che tengono lance nella rastrelliera, targhe antiche, magro ronzino e cane da caccia. Egli consumava tre quarte parti della sua rendita per mangiare piuttosto bue che castrato, carne con salsa il più delle sere, il sabato minuzzoli di pecore malcapitate, lenti il venerdì, con l'aggiunta di qualche piccioncino nelle domeniche. Consumava il resto per ornarsi nei giorni di festa con un saio di scelto panno di lana, calzoni di velluto e pantofole pur di velluto. E nel rimanente della settimana faceva il grazioso portando un vestito di rascia della più fina. Una serva d'oltre 40 anni ed una nipote che 20 non ne compiva convivevano con esso. Lui ed Eziandio, un servitore da città e da campagna, che sapeva così bene sellare il cavallo come potare le viti. Toccava l'età di 50 anni. Forte di complessione, adusto, asciutto di viso, alzavasi di buon mattino ed era amico della caccia. Vogliono alcuni che portasse il soprannome di Quixada o Quesada, nel che discordano gli autori che trattano delle sue imprese, ma per verosimili congetture si può presupporre che fosse denominato Quixana, il che poco torna al nostro proposito, e basta soltanto che nella relazione delle sue gesta non ci scostiamo un punto dal vero. E questo vi fa capire una volta di più, se ce n'è bisogno, che gli audiolibri hanno un significato, secondo me, perché leggere ti fa venire in mente le tue idee, ti porta a fare fantasia delle tue idee, mentre avere una lettura di questo tipo, io ho sempre detto, se un classicone, ma anche un Manzoni me l'avesse letto Francesca o me l'avesse letto Alessandro quando stava al liceo, me lo sarei sorbito, me lo sarei diluito nel sangue molto meglio di quanto poi non è stato. Grazie ragazzi, perché veramente ci stanno dicendo, stanno battendo tutte le mani, bravissimi, bravi, eccezionali, fenomenali, meravigliosi, sono soltanto degli aggettivi spettacolari per voi. Grazie, grazie, grazie di aver impreziosito questa bella serata insieme a me. Allora, grazie. Ho delle non sono in condizioni per un contro selfie, dice Leila, chissà perché, chissà che gli è successo, ma manda questo disegno per la serata, Tony e Ziva di NCIS. Vediamo, guarda, è il disegno, quindi lo voglio, guarda, aspetta che devo togliere questa cosa qua, guardate che bello, sembra quasi, quando l'ho visto ho detto è una fotografia, invece senti, sembra una fotografia, sembra una foto, sì, veramente bravissima Leila, eccezionale, ma abbiamo anche
Francesca da Penne, che ci ha mandato questo suo controselfie, grazie Francesca, e poi Marianna da Palermo, che vi fa una domanda diretta e vi chiede: ma voi conoscete Palermo? Siete mai stati a Palermo? Sì. Sì, ma io non la conosco bene, infatti è assolutamente nei miei programmi. Dovrai andarci, sì, sarà una delle mete, sì, sì, forse alla riapertura. Senti, domanda che faccio un po' a tutti quanti, poi c'è l'ultimo pezzo di Alessandro. Ale, domani c'è, sì, un Tana Libera Tutti immediato, no? Cioè, improvvisamente, sì, si può fare la prima cosa che fai approfittando del fatto che puoi fare quello che vuoi. Allora, la mattina dormo perché sono 6 mesi che sto al chiodo e quindi dormo senza sveglia. Poi mi piacerebbe andare al mare. Libero, sì, libero, senza spiaggia, nessun problema. Andare che puoi andare, nessuno ti ferma, non ti devi portare un'autocertificazione, non devi spiegare che stai andando a al mare, tutte queste cose qua. È vero, è vero. Francesca, invece tu domani... mi sa che vado al mare con lui, guarda. Andiamo tutti al mare, ragazzi. Andiamo tutti a mangiare pesce al mare. Bello, ragazzi, bello, no, grandissimo. Dobbiamo andare tutti quanti veramente al mare. Guardate quanto sono belli. Francesca, Luca e Carolina, che ci salutano dalla provincia di Savona, abbracciati. E questo è bellissimo, è una bellissima immagine che mi piace far vedere sempre, perché è sempre bello vederli. Grazie, grazie veramente. Ale, il tuo ultimo pezzo. Prima dell'ultimo pezzo, perché è un pezzo che vuol dire tutto, sì, vorrei parlare di una cosa, credo, importante in questo momento nostro storico, riappropriarci di alcune cose che sono, non lo so, l'ANAD, che è la nostra associazione di categoria. Faccio uno spottone come i tuoi prima, no? Ok, hai ragione. Perché credo che per noi, per gli addetti ai lavori, ma anche gli altri, sia importante. Quindi voglio dire due cose. Uno, rinnovare le mie congratulazioni al nuovo direttivo dell'ANAD, con la voglia di partecipare sempre più attivamente e la profonda fiducia che tutti noi, spero, mettiamo in questa associazione, perché diventi la nostra associazione, l'associazione di tutti. E un'altra cosa, da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista dell'IMAIE, mi sono messo in campo anche lì, appartengo alla lista Nova, una lista che ha come capolista Fabio Sartor, un nostro collega attore, ma che all'interno ci sono molte nostre colleghe, Fabrizia Castagnoli, Roberta Palladini, Benedetta Ponticelli, Giorgio Borghetti, Marina Tagliaferri, che sono tutte persone di grande valore. E quello che mi ha colpito molto di questa Nova, cioè Nuovi Orizzonti per la valorizzazione degli artisti, è proprio lo spirito e la bellezza delle persone che la compongono. Vi leggo al volo proprio l'ispirazione della frase di questo poeta di Thomas Hood, che è: quando mai è stato fatto il miele da una sola ape in un alveare? Ecco, già solo questa frase, cioè questo bellissimo concetto, oltre a tutto ciò che c'è nel programma, eccetera, eccetera, mi fa ben sperare, perché l'IMAIE ha lavorato bene, ha lavorato molto bene, e quindi mi auspico che di questo consiglio facciano parte persone che hanno questo, non che gli altri non vadano bene, ma questo spirito di corpo, questa bellezza interiore, questa artisticità pragmatica, perché ci vuole l'arte, ci vuole il pragmatismo. E non solo, tra l'altro, sia io che te, per due situazioni diverse ma che poi sono convergenti, perché veramente abbiamo deciso di dare un nostro contributo in questo campo che ci ha dato tanto, e forse è il caso, come dici tu, come tu restituisci con la recitazione, anche aiutando i professionisti a crescere, possiamo restituire anche qualcosa in questa maniera. Ci è venuto in mente, esatto, insieme, veramente, due campi diversi ma che poi sono la stessa, sì, cosa praticamente. Complementari, sì, comunque, certo. Assolutamente sì. E siccome appunto abbiamo lavorato bene, cioè hanno lavorato bene con l'IMAIE, veramente mi auspico che questa lista vada lontano e abbia molti seggi all'interno del consiglio, del nuovo consiglio dell'IMAIE.
Io sono ci tenevo sicuro... a dire questo prima di annunciare il mio ultimo pezzo, che però non è certo il meno importante, il meno bello, che è il numero 4. E allora spiegami, perché questo è un pezzo che io non conoscevo, mi hai fatto conoscere tre grandi, no io non lo conoscevo, non lo conoscevo. Pezzi più struggenti, questa versione piace moltissimo perché è fatta da queste tre grandi, le chiamano le tres grandes, che sono tre grandissimi interpreti messicane, ed è gracias a la vida, cioè grazie alla vita, sono profondamente grato alla vita per quello che mi ha dato, quello che mi ha insegnato a saper, come dire, mi ha insegnato a capire, e quindi ringrazio tutti i giorni, ringrazio tutti, ringrazio anche me stesso, e quindi gracias a la vida. Gracias a la vida è una versione live del 2015, credo che sia stata una l'applauso alla fine era una standing ovation eccezionale. Le tres grandes, gracias a la vida, l'ultimo pezzo della bella playlist anche di Alessandro Quarta che abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando questa sera dopo cena con. Gracias a la vida. Mamma mia che meraviglia, ricordami chi sono perché io non me lo so segnato. Allora, questo non vabbè, è facile. No, lo so, me lo so segnato, adesso lo andiamo a riprendere. Nel frattempo ero convinto che fossero finiti i controselfie, invece ne avevo saltati 100, quindi li facciamo vedere velocemente, anche perché il brano non è lunghissimo. Lei è Raffa che ha voluto mettersi in mezzo a voi. Lo so, ha voluto mettersi io con Alessandro e Francesca, ha fatto bene, brava Raffa. Questa è la radio in cui siamo tutti quanti sempre insieme. Mentre invece, queste sono due direzioni che hai fatto, Alessandro, e Giulio da Roma ti chiede un ricordo di queste due direzioni. Guarda, sono due film fantastici, meravigliosi, è stato bello molto bello. Poi io adoro fare il cinema, anche se adesso è più difficile, però ricordo è... E aver avuto l'onore, il piacere, la fortuna, non la chiamo fortuna, l'onore di... Il privilegio anche forse, sì. Il privilegio, sì, di avere sotto le mani questi prodotti che ho veramente fatto col cuore. Mentre invece da Verbania abbiamo Sabrina e Angelica che ci stanno guardando, perché vedi, questo è il telefonino, ci stanno, quindi doppio telefonino, ci stanno guardando da due device insieme. Poi abbiamo James da Torino che ha preparato questo per Francesca, veramente. Grazie. Una serie di donne, una più bella dell'altra, belle come sì. Giustamente merita la bellezza di Francesca Fiorentini. Assolutamente sì. Ricky e Lumière da Verona. Lumière no, ma Ricky lavora all'Arena di Verona e quindi è uno di quelli che hanno bisogno dei sostegni in questo momento. Vedremo che succederà con la riapertura, ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione. Speriamo bene, ragazzi, speriamo bene per tutti quanti. Lui invece, ci siamo da Verona, ci trasportiamo a Siracusa e Alessandro, e lo vediamo nella sua sala prove perché ha un gruppo e quindi si è potuto rimettere a provare anche lui. Rimaniamo in Sicilia. Sicilia ha un nome meraviglioso, Melino si chiama, da Agrigento, un nome che è tutto un programma veramente. Grazie Melino anche del tuo ottimismo che hai mandato al 328-7948-796, ma lo manda anche Luigi da Trani. E non sono finiti, permettetemi di usare le tres grandes per mandare tutti i controselfie che mancano, perché poi mi piace. Oh, qua ci sta un nostro amico che manda una aspetta, però devo leggere come si chiama. Controselfie per Alessandro Quarta da parte di Michele di Viareggio, che t'ha voluto in questa maniera. Ti ha messo spalle ai tuoi amici, praticamente. Chris, Jeremy Renner, Erwin Smith. Questi sono quelli con cui ti vede insieme lui. Andiamo a esaurire. Sì, c'ho 50 secondi, dovrei riuscire. Stanno aumentando, smettetela. Allora, abbiamo detto che siamo andati prima in Svizzera, ma invece Davide ci porta a Lillehammer, in Norvegia, da dove ci sta ascoltando in questo momento. Ci picchia! Travalichiamo i confini italiani, grazie Davide, grazie veramente.
E poi Alessia da Brindisi dice un saluto a tutti quanti e un grazie per rallegrarmi ogni giovedì, ma siete voi che ci rallegrate con la vostra presenza, perché è quella che ci permette di essere qui in onda. 17 secondi, vediamo se riesco a metterne un altro. Michele da Ancona, grazie a te e ai tuoi eccezionali colleghi e doppiatori, eccolo qua, vado a disannunciare il pezzo delle Tres Grandes. Mazza che bravo, sono riuscito ad arrivare all'intro con tutto quello che ho fatto nei fuori onda, nel fuori onda in questo momento. Bravo, bravo, bravo. Le Tres Grandes, grazie a Sara Vida, l'ultimo pezzo che ha portato Alessandro Quarta questa sera. Guarda, permettetemi veramente di finire i controselfie, perché io la chat di Facebook la lascio un po', infatti non tutti quanti. Forse riuscirò a fare un canale Telegram, me lo sto studiando, vediamo se riesco a farlo, perché col canale Telegram magari riusciamo a interagire meglio, e soprattutto quando ci sarà Alessandro Bianconi qua accanto a me riuscirà a interagire più facilmente. Allora, abbiamo anche un caro saluto da Tommaso Moro, eccolo qua, che ci saluta col suo Andy Warhol alle spalle. Beh, c'era sicuramente quell'originale, un nome importante, Tommaso Moro. Assolutamente sì, grazie Tommaso di essere con noi, di aver condiviso la diretta. Condividetela sulla vostra pagina Facebook, è l'unica maniera in cui ci facciamo pubblicità. Come è stato doppiare Jane in Tarzan? E com'è stato essere Topolino? Com'è essere Topolino? Ce lo chiede Francesco. Allora, Jane in Tarzan è stato divertentissimo, faticosissimo. Mi ricordo con Francesco Vairano, solo per fare tutti i versi, le cose delle cadute. Lei era un personaggio buffo, carino, spontaneo, goffo, divertente, romantico. L'ho amata molto. Alessandro, com'è fare Topolino? Com'è fare Topolino? È una croce, croce delizia. Bello, vabbè, divertente, però tosta. Senti, abbiamo fatto vedere prima una coppia, ne faccio vedere anche un'altra, che sono abitué della nostra trasmissione. Sono Annalisa e Antonello da Scoppito, in provincia dell'Aquila, anche loro abbracciati, e questo ci piace veramente tanto tanto. Ma non ci sono solo loro, c'è anche Francesco, che fa un'elencazione delle cose con cui l'avete accompagnato nel corso della sua vita attraverso i doppiaggi che avete fatto, e quindi grazie Francesco. Dovete smettere di mandare contro selfie, perché altrimenti io finisco alle 4 di notte. È l'ultimo che posso mandare, è questo di Luca, anche lui ottimista, e vabbè, ci piace così, la vita deve essere fatta, grande Luca, in questo momento deve essere fatta anche veramente di ottimismo. Avete ascoltato Dopo Cena Con, un programma di Alessio Cigliano che ha condotto in studio con la gradita partecipazione di Francesca Fiorentini e Alessandro Quarta. Le telefonate di Cristian Incazzante sono scritte e interpretate da Angelo Venezia e montate da Fabio Di Matteo. La storia del doppiaggio è scritta da Gerardo Di Cola. Alla grafica Lillo Carpino, ai video Gabriele Scarcelli. Con la collaborazione pro bono di Voxil e Voce Gola, ringraziamo la radio partner Insta Radio che ha condiviso la diretta. Ringraziamo anche Voci.fm Radio, che metterà a disposizione il podcast della puntata, e Roba da Doppiatori, che pubblicherà sulla sua pagina Facebook una sintesi della serata. Prossimi appuntamenti in diretta di Radio Cigliano, dovete aspettare un po', perché saltiamo la settimana prossima, poi capirete perché, ma per ora non voglio dire, ma qualcuno già lo sa, si salta completamente la settimana prossima, si va alla successiva. Martedì, il primo martedì di maggio, se prima eravamo in due, con tutta la banda di matti che ben conoscete, e giovedì Dopo Cena Con. Io intanto ringrazio di cuore, perché abbiamo fatto una serata bella, intensa, una gran figata, mi è piaciuta da morire, Francesca Fiorentini, Alessandro Quarta, vi devo dare la sola, grazie. Grazie de che, buono, fermo, dove vai? Ma de che? Vi devo dare la sola di giornata, l'avete già presa ma sicuramente ve la siete scordata, quindi chi la prende per primo, l'altro sarà solo più avvantaggiato, perché la prendete tutte e due. Chi la prende per primo? Cavallerescamente, guarda, Alessandro? La fregatura la prendo io, Francesco. Dai, grazie. Dai, vai con la fregatura. E allora, Alessandro Quarta, chiudi la puntata. Allora, grazie a tutti ragazzi, è stato veramente bellissimo stare qui con voi questa sera, ritrovare gli amici di tante battaglie proprio recenti, pure stamattina e oggi pomeriggio, quindi è come stato come a casa.
e stare anche con tutti voi, che anche se non vediamo e partecipiamo, abbiamo visto degli sprazzi, dei controselfie. Quindi grazie a tutti noi, tutti insieme, che siamo qui a condividere questi momenti. Francesca Fiorentini, chiudi la puntata. Ma l'ha chiusa così bene Ale? Dai, qualche cosa, una piccola cosa tua. Guarda, sono molto felice perché comunque con la distanza si riesce a stare insieme in qualche modo lo stesso, anche se venire lì, condividere anche la pizza, il bicchiere di vino, la cosa, è anche meglio. Però comunque è bello, è uno stare insieme così informale, mi sento libera, spero che insomma questa cosa sia arrivata, per noi ci vogliamo bene, questa cosa arriva perché non può non passare, e quindi un abbraccio a tutti e alla prossima. Senti, io voglio chiudere con un commento di Sasha da Zurigo che dice: meglio non poteva andarci. Aspetta che è sparito, devo prendere qua. Meglio non poteva andarci, piena di chicche, ma soprattutto una puntata profonda. Grazie. Due voci, due grandi, l'esperienza. E con questa chiusura vi lascio andare a letto. Restate con me perché... Che a letto? Ho mangiato, io ancora non ho mangiato. Pure io non ho mangiato, devo andare a mangiare pure io. Francesca invece... No, io... Allora, aspettate, scusa. Francesca, tu sei la regina di cosa? Spaghetti al pomodoro. Dai! È andato via. È andato via proprio mentre lo dicevi, è incredibile. Vabbè, però la regina degli spaghetti al pomodoro. E allora sappi che sia io che Alessandro te piombiamo dentro casa, perché li vogliamo i tuoi spaghetti al pomodoro. Grazie a tutti. Di casa, assolutamente di questa casa. Grazie ragazzi, vabbè, ci vediamo presto, noi spero. Grazie di essere stati con noi. Buonanotte a tutti e come dico sempre io, siate felici, ciao, che è meglio. Ciao a tutti, ciao. Grazie Ale. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Franci. Ciao.